La seduta è aperta. Invito la deputata facente funzioni a dare lettura del processo verbale della seduta precedente. Processo verbale della seduta del 2 ottobre 2023. Presidenza Lorenzo Fontana Scani. La seduta comincia alle 15 con l'approvazione del processo verbale della seduta del 6 settembre 2023. Il Presidente dà conto delle missioni, il Deputato della Vedova, Segretario di Presidenza dà lettura del sunto delle petizioni pervenute. Si passa alla discussione sulle linee generali delle mozioni Manzi numero 177, Caso numero 185, Grippo numero 186 e Sasso ed altri numero 187, nella quale intervengono i Deputati Manzi, Kerchi, Grippo, Miele, Grimaldi, Cangiano e Scarpa. Chiusa la discussione, il seguito del dibattito è rinviato. Ad altra Il Presidente comunica la trasmissione del Senato e l'assegnazione del disegno di legge di conversione numero 1436 e la presentazione e l'assegnazione del disegno di legge di conversione numero 1437. Il Presidente comunica altresì la presentazione e dell l'assegnazione della nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023 e nell'annessa relazione di cui è l'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012 numero 243. Si passa alla discussione sulle linee generali della proposta di legge numero 835A nella quale intervengono il relatore Sasso e i deputati Manzi, Grimaldi, Grippo, Miele, Cangiano e Bicchielli. Chiusa la discussione e in assenza di repliche, il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. La seduta termina alle 18.10 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 3 ottobre 2023. Se non vi sono osservazioni il processo verbale si intende approvato. Invito la deputata segretaria di Presidenza, facente funzione, a dare lettura delle petizioni pervenute. Francesco Di Pasquale da Cancello Arnone Caserta chiede all'istituzione di una giornata in ricordo di Ettore Majorana 500 alla settima commissione Cultura. Iniziative per la valorizzazione del pomodoro italiano. Alla ottava Commissione Agricoltura. Iniziative per contrastare lo sfruttamento dei bambini soldato in Congo alla terza Commissione Affari Esteri. Misure per contrastare l'occupazione abusiva di immobili alla seconda commissione Giustizia. modifica alle norme sulla circolazione stradale in materia di autovelox e zone traffico limitato alla nona Commissione Trasporti. Che tutti i comuni si dotino di un piano per il traffico e rinnovino la segnaletica stradale alla nona Commissione Trasporti. Interventi a tutela dei cattolici perseguitati in Nicaragua alla terza commissione affari esteri. Michele Vecchione, da Latri, Frosinone, chiede che il Servizio Sanitario Nazionale sottoponga a controlli periodici le persone affette da patologie neuropsichiatriche e che i neuropsichiatri privati abbiano l'obbligo di segnalare i casi più socialmente pericolosi alla dodicesima Commissione Affari Sociali. Antonio Zago, da Pieve del Grappa, Treviso, chiede modifiche al codice della strada per consentire la guida di autotreni anche dopo il raggiungimento dei 68 anni di età alla nona Commissione Trasporti. Matteo Borrelli da San Benedetto Val di Sambro, Bologna, chiede che il mese di ottobre sia dichiarato mese nazionale della genealogia e della storia di famiglia alla settima commissione cultura. Guido Trentalancia da Ancona chiede la soppressione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e l'istituzione del Ministero dell'Industria e dell'Artigianato e del Ministero dei Servizi e del Commercio alla prima commissione affari costituzionali. Grazie. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 71 come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato a al resoconto stenografico della seduta odierna ne approfittiamo per salutare la scuola primaria Alcide De Gasperi di Piacenza che segue i nostri lavori dalla tribuna benvenuti L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge già approvato dal Senato numero 1295, istituzione del Museo della Shoah in Roma. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. I presidenti dei gruppi parlamentari Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Italia Democratica e Progressista ne hanno chiesto l'ampliamento. La Commissione Cultura si intende autorizzata a riferire oralmente a facoltà di intervenire il relatore Presidente della Commissione Cultura, deputato Federico Mollicone. Prego. Grazie Presidente, Ministro San Giuliano, onorevoli colleghi. Giunge finalmente oggi in aula il disegno di legge d'iniziativa del governo Meloni e del ministro San Giuliano, su proposta del ministro San Giuliano, è già approvato all'unanimità del Senato per l'istituzione del Museo della Shoah in Roma. Vedete, l'approdo in aula non ha nulla di formale e di diciamo, procedurale. È un momento davvero particolare quello in cui avviene questa, questo incardinamento segnato da tre sincronie assai significative che illuminano, anzi scolpiscono davvero nella pietra il valore e la necessità di questo provvedimento. Il percorso di convergenza politica, istituzionale e culturale di cui esso rappresenta appunto il punto di termine qui in aula. La prima, legata al presente, è davanti agli occhi di tutti, mi riferisco alla drammatica evoluzione delle vicende in Israele. Al di là della tragedia, che ogni conflitto implica, la situazione alla quale stiamo assistendo desta un allarme e uno sgomento eccezionali. Poiché, come il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha evidenziato, nella caccia casa per casa ai civili, nel rastrellamento di bambini e anziani c'è l'odio verso l'intero popolo ebraico, dentro e fuori i confini dello Stato di Israele, dentro e fuori le case dello Stato di Israele. La seconda coincidenza, anch'essa legata al presente, è che proprio nel corso di questa settimana, presso la settima commissione della Camera, verrà incardinata la proposta di legge per la promozione dei viaggi della memoria. Ciò a testimonianza della grande attenzione che questa legislatura si sta ponendo al tema della memoria e del suo valore essenziale. Tutto questo per creare un patrimonio identitario e comune di memoria della nazione e dell'Europa. Quest'anno la morte degli 800 ebrei uccisi al loro arrivo, 23 ottobre, nella data ebraica del 24 Tishri, è conciso con quella del 9 ottobre. Si è deciso di ricordare insieme questo evento con l'attentato alla sinagoga del 1982. La terza sincronia, infine, ricorre oggi, 16 ottobre, l'anniversario del rastrellamento di Roma, quando più di 1.200 cittadini italiani di regione ebraica vennero prelevati dalle loro case dai nazisti per essere deportati, per la maggior parte, ad Auschwitz. Da quella fabbrica di morte tornarono solo in 16. Era un sabato, Shabbat il giorno di riposo per gli ebrei, l'occasione perfetta per un centinaio di SS al comando di Kappler che raggiunsero ad una ad una le abitazioni agli indirizzi forniti, bussarono alle porte che non esitarono a sfondare in mancanza di una profonda e pronta risposta dall'interno. Impassibili l'essero l'ordine perentorio datti lo scritto: "Dovete essere pronti in 20 minuti, portare cibo per 8 giorni, soldi Preziosi, con voi anche i malati. Nel campo dove vi porteranno c'è un'infermeria. A rileggerle oggi queste parole suonano davvero eh, assolutamente disperanti. Tutta Roma era stata divisa in 26 zone d'azione. Alle dipendenze di Kappler e Danneker, già responsabile delle deportazioni antebraiche in Francia, si muovevano 365 uomini appartenenti alle truppe di occupazione tedesche. Tutte le persone vennero caricate a forza sui camion e portate a Via della Lungara, a poca distanza da San Pietro. Qui furono fatte fermare, vennero liberate Alcune, alcuni cittadini non ebrei e ripartirono il lunedì 18 ottobre dalla stazione Tiburtina su 18 carri bestiame, con destinazione Auschwitz. L'80% di loro venne ucciso immediatamente con il gas. Appena arrivati si salvarono in 16. Una donna, Settimia Spizzichino e 15 uomini. Nessun bambino è tornato indietro. Ogni anno la, eh, andiamo a commemorare al Cimitero del Verano, davanti al Memoriale per i deportati romani eliminati nei campi di concentramento, come omaggio alle vittime della Shoah e delle loro famiglie, senza, senza ricorrenza, senza cerimoniale, in assoluto riservo. Ma stamattina. Sono stato in Campidoglio come Presidente della Commissione Cultura e come relatore di questo provvedimento alla presentazione con il Sindaco di Roma e la comunità ebraica di una mostra significativa eh, dal titolo altrettanto significativo I sommersi, volta a commemorare quel tragico avvenimento attraverso l'esposizione di documenti, i giornali, i disegni, i fotografie oggetti di vita quotidiana di persone, donne uomini, bambini arrestate quel giorno e mai più tornate. E ci tengo a sottolineare che queste persone, queste famiglie, questi bambini, questi vecchi, queste donne, uomini, erano romani, erano italiani e, e questo deve far riflettere sull'importanza di una memoria comunitaria. Cito alcune dei loro nomi, dei testimoni diretti che hanno contribuito a conservare la memoria con le proprie, i propri oggetti. La famiglia Citoni, residente nel quartiere Trastevere, restano in ricordo pochi oggetti per lo più posate, rinvenute da nipoti anni dopo nella cantina del loro appartamento. Emma Caviglia e i suoi figli Rosa, Leo e Italia Zarfati. Erano tornati a Roma da Velletri solo per qualche giorno per riprendere alcuni oggetti lasciati nella loro casa a Nomentano e per salutare i parenti. Il 16 ottobre la famiglia fu sorpresa a casa e rastrellata. La portiera dello stabile ha raccontato che era riuscita a far passare la piccola rosa per sua figlia, ma la bambina, vedendo portare via la madre, la chiamò a gran voce e fu unita al gruppo. Nessuno di loro farà mai ritorno. Enrichetta Anticoli, il 15 ottobre, litigò con il marito, Leone di Capua, e in preda alla rabbia lasciò la casa e la sua fede e il suo anello di brillanti, portando con sé le figlie Rina e Rosina, rifugiandosi nella casa paterna nel quartiere ebraico. Il giorno dopo, insieme al padre, alla sorella e alle due bambine, fu prelevata dalla sua abitazione. Anche loro non faranno mai più ritorno a casa. E su questo ricordo, questo, questa memoria comunitaria. È importante non solo osservare, testimoniare, insegnare ai ragazzi, molte scuole visiteranno la mostra, quella che è la memoria viva dei testimoni, dei documenti, dei nomi, ma pensate soltanto al silenzio che ci fu subito dopo il rastrellamento, quelle case vuote, quelle porte aperte, quelle vite spezzate. Ecco, il Museo della Shoah racconterà... Questa storia, queste storie e questa narrazione, come quella di Leone Sabatelli, aveva solo 16 anni ed era il figlio più piccolo. Abitavano al portico d'Ottava, e poi arrivò quel giorno del 16 ottobre 1943, quando in ghetto rastrellarono gli ebrei di Roma e tutte le famiglie di Leone, tutta la famiglia dei componenti della famiglia Leone. Partirono su carri merci dalla stazione di Burtina. Su ogni vagone c'erano oltre 40 persone, carri, bestiame. Avevano steso una corda e buttato sopra una coperta perché le donne potessero fare avere dei bagni in riservatezza. Arrivarono a Birkenau e lì furono uccisi. O Sabatino Finzi. Sabatino abitava il ghetto. La mattina del 16 ottobre, quando i tedeschi hanno accerchiato la zona, c'erano il padre di 39 anni, la madre di 38, la sorella di 13 anni, i nonni materni e tre zii. Avevano già dato l'oro ai nazisti. E in mostra ci sono i documenti dell'oro che era stato preteso dai nazisti qualche giorno prima in virtù di una sorta di salvacondotto della comunità. Sabatino si chiede ancora per quale motivo, insieme all'oro, la comunità avesse dato ai nazisti anche tutti gli elenchi delle famiglie e relativi domicili, ma poi scoprimo che anche questo fu oggetto di un rastrellamento nei giorni precedenti nell'archivio della comunità. La sera prima del rastrellamento erano passati gettando bombe a mano per impaurire la gente e farla rimanere in casa. Quando si presentarono la mattina consegnarono un foglio con le istruzioni. Appunto i 20 minuti, una valigetta con cibo, soldi, valori e biancheria. Furono portati al collegio militare vicino al Santo Spirito. La mattina dopo alla stazione di Burtina erano già pronti i treni con i carri bestiame. Erano tutti convinti di andare a lavorare. Il viaggio durò otto giorni. Solo in Veneto ricevettero da mangiare dalle feritoie cibo portato alla popolazione. Emanuele Di Porto, altra storia, era allora un bambino di 12 anni che riuscì a sfuggire al rastrellamento del ghetto di Roma grazie alla prontezza e al coraggio di sua madre che quella mattina, allertata dai rumori in strada, corse alla stazione Termina ad avvisare il marito di non tornare a casa, ma che cadde catturata a Piazza delle Tartarughe dove insieme ad altre centinaia di persone venne caricata sui camion. Oggi... Finalmente con questo provvedimento si dà concretezza a questa memoria comunitaria. Un progetto firmato dagli architetti Zevi e Tamburini, che concepirono il museo proprio come scatola nera della memoria. Cito le parole di Zevi, perché in qualche modo la Shoah è un suicidio culturale civile dell'Europa. Veniamo ora alla parte tecnica del provvedimento in esame. Il comma primo prevede che al fine di concorrere a mantenere viva e presente la memoria della tragedia della Shoah e realizzare il Museo della Shoah con sede a Roma, il Ministero della Cultura partecipa alla Fondazione Museo della Shoah in Roma ai sensi del Codice dei beni culturali. Il comma 2 dispone che alla gestione del museo provvede la Fondazione Museo della Shoah. Il comma 3 stabilisce che la fondazione Museo della Shoah è posta sotto la vigilanza del Ministero della Cultura, che programma le attività museali anche tenuto conto degli indirizzi della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale attività è svolta dal Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a registrazione vigente. Il comma 4 autorizza per la realizzazione. E il funzionamento del museo, la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 23, 3 milioni di euro per l'anno 24, 3 milioni di euro per l'anno 25 e di 50 mila euro annui a decorre dall'anno 26. Ivi provvedendosi quanto a 4 milioni di euro per l'anno 23, 3 milioni di euro per l'anno 24 e 3 milioni di euro per l'anno 25 finalizzate alle spese necessarie alla realizzazione del museo. Il comma 5 prevede poi che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Stiamo parlando di un progetto che la città attende da molti anni. Io ero addirittura Presidente della Commissione Cultura di Roma Capitale quando iniziò. E anche per questo l'emozione, essendo appunto avendo seguito la genesi di questo processo, la comunità ebraica di Roma è oggi una fra le più numerose d'Italia e se gli ebrei italiani iscritti nelle comunità italiane sono circa 30.000 va sottolineato come quasi la metà vivano a Roma. Il 27 gennaio 2004 venne realizzata la partita della memoria allo Stadio Olimpico, un evento nato da una visione di Riccardo Pacifici a cui rivolgo i saluti. Riuscirono a portare per quell'evento Eli Wiesel. Lo scopo era quello di mettere in agenda la realizzazione di un museo della Shoah a Roma. Sono già iniziati i lavori a Villa Torlonia oggi. Lo abbiamo annunciato e lo abbiamo fatto in 11 mesi. Vorrei sottolineare che il percorso parlamentare che ci ha portato qui in Assemblea è stato caratterizzato da un clima particolare di condivisione, convinzione e trasversalità che ha legato non solo il Parlamento e il Governo ma anche tutte le forze politiche. Ringrazio quindi il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro San Giuliano e tutti i colleghi di maggioranza e opposizione. Colleghi, vedete, noi abbiamo il dovere di ricordare. È un dovere che resta impresso nelle parole terribili e spietate, giustamente spietate di Primo Levi. La Shoah è una pagina del Libro dell'umanità da cui non dovremmo mai togliere il segnalibro della memoria. Grazie ha facoltà di intervenire se lo desidera il Ministro della Cultura San Giuliano, che preferisce poi inserire di replica, giusto? Perfetto. Iscritta a parlare a questo punto, la deputata Grazia Di Maggio. Ne ha facoltà. Prego. Grazie Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi. È innegabile che la discussione che stiamo affrontando assume oggi una valenza simbolica particolare che si lega sia al conflitto tragico in Israele sia all'anniversario che cade proprio oggi appunto del rastrellamento del ghetto di Roma avvenuto il 16 ottobre del 1943, 80 anni fa. Quindi l'ombra del passato da una parte e il frastuono del presente dall'altra ci ricordano che i valori che ci tengono assieme non possono essere dati per scontati. Ho considerati conquistati una volta per tutte, ma servono sempre la memoria di ciò che è stato e l'impegno quotidiano per rendere vivi e proteggere il patrimonio comune che ci definisce come uomini. Il massacro che in questi giorni si sta compiendo in Israele, l'odio razziale, la violenza cieca contro donne, bambini e anziani ci dimostra ed esprime la volontà di annientamento di un popolo con una ferocia, con una sistematicità e con una pervasività che noi credevamo aver consegnato ormai alle pagine di storia, ma evidentemente ci sbagliavamo. Ecco perché con questo disegno di legge oggi siamo chiamati a dare un segnale fondamentale all'intera nazione e soprattutto alle generazioni future, aggiungendo un ulteriore tassello importante nella costruzione del mosaico dei principi fondanti tra cui a primo posto la dignità dell'uomo, che affermiamo oggi e sempre fortissimamente contro ogni pulsione che lo voglia ridurre a cosa o oggetto, contro alienazione e mercimonio, che ne faccia smarrire il valore unico e irripetibile, aprendo così le porte a discriminazioni, privazioni materiali o addirittura all'eliminazione fisica. La Shoah segna una delle pagine più oscure della storia dell'umanità, un orrore che ha profondamente colpito anche la nostra nazione. È un dovere quindi assicurare che la memoria di tali eventi e le loro conseguenze non rimanga un mero esercizio di stile. Ed è proprio il governo Meloni infatti a portare a Roma, nella capitale d'Italia, l'istituzione del Museo della Shoah, accanto ad altre città europee sicuramente importanti dopo anni di governi non eletti dal popolo. Questi, signor Presidente, sono fatti e non vane parole. Questo è un patrimonio che ci deve unire e non dividere. Questa iniziativa del Governo Meloni ha trovato la sua unanimità al Senato, segno di una volontà comune e auspico che lo stesso avverrà anche qui alla Camera come segnale delle scelte positive e delle scelte di buonsenso fatte appunto da questo esecutivo. Ma soffermiamoci anche sull'importanza dei musei nel nostro paese e nella storia d'Italia. I musei sono tasselli imprescindibili di una società civile, dove la memoria va custodita, va salvaguardata e va tramandata. Come ha affermato, in occasione dell'inaugurazione del binario 21 il ministro della Cultura San Giuliano, a cui va il nostro ringraziamento per gli sforzi fatti in tal senso e che onorano l'Italia intera, la memoria non deve essere una rievocazione del passato, ma ha senso se è un antidoto per non ricommettere gli errori del passato. Deve essere un antidoto contro l'antisemitismo, sentimento inumano. Per noi, coerenti patrioti, questa era una priorità, nonostante altri hanno fatto proclami in passato. Come ben chiarisce la relazione stessa originaria depositata dal governo, il museo si affiancherà anche ad altri musei dedicati alla Shoah in altre capitali del mondo, pensiamo allo Yad Vashem di Gerusalemme o il Memorial della Shoah di Parigi o il Memoriale di Berlino per citarne alcuni, e si affiancherà anche al museo, alla Fondazione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah con sede a Ferrara, attesa la mancanza proprio nella capitale italiana di un luogo simile, riferibile al Ministero della Cultura e dedicato alla storia dell'Olocausto. La necessità quindi di istituire anche a Roma il Museo della Shoah si spiega facilmente non solo per il grande valore simbolico che in virtù del collegamento con la capitale e il Ministero ciò assume nella coscienza del Paese, ma anche in ragione del fatto che Roma, come è stato anticipato dal relatore Mollicone, è sede di una, di una delle comunità ebraiche più antiche d'Europa. Risulta infatti che i primi ebrei si insediarono nel secondo secolo a.C. E anche in ragione di tali fattori storici la comunità ebraica di Roma è oggi una fra le più numerose d'Italia. Se gli ebrei italiani iscritti nelle comunità italiane sono circa 30.000, beh la metà vivono a Roma. Lo stesso ghetto ebraico di Roma è considerato il più antico del mondo occidentale. Ragioni dunque che confermano l'opportunità della scelta che noi stiamo compiendo. Questo museo quindi non sarà solo uno spazio per la cultura, ma anche un luogo di condivisione, di riflessione e di apprendimento. Il custode di una storia anche è anche un elemento sociale essenziale per la costruzione della comunità, offrendo l'opportunità ovviamente di conoscere anche gli errori del passato. Uno dei tratti distintivi di una comunità forte è la sua capacità di coltivare e condividere la memoria. Il museo della Shoah sosterrà questo obiettivo, fornendo spazi in cui la storia potrà essere esplorata da tutti, senza restrizioni, per promuovere non solo la comprensione e la consapevolezza, ma anche i principi della nostra società. La proposta che oggi esaminiamo risponde poi anche a una seconda fondamentale sfida. Mi riferisco alla necessità di prevenire quei fenomeni legati all'antisemitismo, utilizzando al meglio gli strumenti che abbiamo nelle nostre mani, e quindi l'educazione, la cultura, la conoscenza della storia. A noi spetta non solo raccogliere e analizzare, ma capire come dobbiamo agire, partendo dal presupposto che la storia va conosciuta, per il bene dell'Italia, ma ancora di più per la difesa della vita in un perimetro europeo che garantisca a tutti dignità e valori. È una responsabilità che presuppone coerenza fino in fondo. Anche da parte di chi si attiva va chiarito che non si sceglie un pezzo di storia da ricordare, combattere e difendere, ma è un tutt'uno. È un tutt'uno e non si comprende la profondità, la gravità e la mutevolezza del fenomeno nel suo insieme, non lo si può affrontare. Quindi la sfida che noi abbiamo davanti coinvolge ciascuno di noi, coinvolge il Parlamento, la società civile, le scuole, i mezzi di informazione e tutti insieme dobbiamo costantemente nutrire il nostro impegno verso la memoria, coltivando la consapevolezza nelle nuove generazioni e intensificando gli sforzi per preservarla. Dobbiamo contribuire a formare una nazione consapevole e impegnata perché solo in questo modo la comunità si arricchisce. Oggi è una data storica, signor Presidente. Con il Governo Meloni si inaugura il tempo della verità, il tempo delle scelte, il tempo del coraggio e forniamo all'Italia e agli italiani il compito di mantenere viva e di mantenere presente la memoria della storia. Grazie. Grazie. Chiesto di intervenire l'onorevole Casu, ne ha facoltà. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli colleghi, relatore, rappresentanti, ministro, rappresentanti del governo. Oggi è il 16 ottobre del 2023, lo ha ricordato il relatore, il primo intervento, sono trascorsi 80 anni. Dal giorno del rastrellamento degli ebrei di Roma, quel giorno in cui, dalle primissime ore, la morsa nazifascista si strinse intorno alla comunità ebraica romana, partendo dalla periferia, al centro, fino al portico d'Ottavia, al ghetto. Un'operazione pianificata nel minimo dettaglio per non lasciare scampo: il sabato nero del ghetto di Roma. Vennero catturate 1259 persone, tra loro 207 bambini, anche un neonato, destinato a nascere e morire in pochi giorni. E tra loro anche Carolina Milani, che non era ebrea ma che assisteva a Enrichetta De Angeli, che era molto malata e che non volle lasciare da sola, l'accompagnò ad Auschwitz fino alla morte, con lei nei treni, nei carri bestiame che portarono tutti e tutte loro allo sterminio. Al loro arrivo nel campo di concentramento, 820 prigionieri furono inviati immediatamente alle camere a gas e altri 196 furono invece selezionati come lavoratori schiavi. Di tutte e tutte loro, tornarono solo 16 persone. 15 uomini, Michele Amati, Lazzaro Anticoli, Enzo Camerino, Luciano Camerino, Cesare Disegni, Lello Disegni, Angelo Efrati, Cesare Efrati, Sebastino Finzi, Ferdinando Nemes, Mario Piperno, Leone Sabatello, Angelo Sermoneta, Isacco Sermoneta, Arminio Warsberg e un'unica donna, Settimia Spizzichino, numero di registrazione 67210, nata due volte, il 15 aprile del 1921 e poi il 15 aprile del 1945 quando venne liberata dagli anglo americani nel campo di concentramento di Bergen-Belsen. Dopo 18 mesi di inferno aveva 24 anni e pesava appena 30 kg. Sono passati 80 anni oggi e ogni anno che passa in più deve rafforzare il nostro impegno per coltivare la memoria di ciò che è stato, una memoria che non è fatta solo di date, che non è fatta solo di numeri, che è fatta anche di nomi. E dietro ciascun nome c'è una persona, c'è una vita, c'è una famiglia. Lo abbiamo ricordato anche ieri in una staffetta per la memoria che ha attraversato partendo proprio dal ponte Settimia Spizzichino fino, a, fino al, al, al portico d'Ottavia, la città. Passando di fronte a ogni portone, passando di fronte a ogni luogo che ci richiamava questa storia, ed è stata una grande emozione vivere personalmente, insieme alle tantissime iniziative che sono promosse in questo momento da una grande collaborazione istituzionale. Io penso che la nostra iniziativa di oggi si, si leghi idealmente alle tantissime iniziative in corso in tutta questa settimana della città che sono frutto di un'iniziativa che è promossa da Roma Capitale con il contributo del Ministero dell'Interno, in collaborazione con la comunità ebraica di Roma, la Fondazione Museo della Shoah e l'UCEI, un'iniziativa resa possibile da un finanziamento straordinario, concesso grazie a un emendamento presentato durante l'ultima manovra finanziaria dal nostro collega Claudio Mancini e grazie al sostegno di tutte le forze politiche. Una grande collaborazione istituzionale che avrà un coronamento nelle prossime ore quando alle 16.30 poi eh, dal, mh, dal, mh, eh, dal Piazza del Campidoglio fino al Portico Tiave ci sarà una grande manifestazione e poi ci sarà la possibilità di essere uniti in quel luogo, tutti e tutte, eh, in un momento così importante per la storia di questa città. È un'occasione di memoria, sicuramente. Noi dobbiamo costruire un ricordo di un orrore di cui non abbiamo foto, perché perfino i nazisti vollero nascondere al mondo l'orrore di quella giornata, non documentando come erano soliti fare le proprie azioni. E forse lo fecero perché sarebbe stata la prova di una promessa tradita, di quella promessa di 50 kg di oro per evitare, diciamo, quello che poi invece decisero di fare. Però restano sicuramente le memorie dei sopravvissuti, restano le memorie di chi è scampato a quel rastrellamento e, e, e lo ha fatto sicuramente grazie alla capacità di donne e uomini che hanno saputo in pochi minuti trovare il modo di sottrarsi, ma anche grazie all'impegno di romani e romani che non si sono arresi all'orrore e che hanno rischiato la vita propria, della propria famiglia, per salvare un amico, un collega, un vicino, eh, nascondendoli, facendo il possibile per sottrarli a questa furia. Perché non ci sono solo gli italiani che hanno venduto ai nazifascisti fascisti per pochi spiccioli la vita degli ebrei. Non ci sono solo loro, in quel giorno e nei giorni a seguire. E ogni volta che il nostro sguardo incontra una pietra d'inciampo, datata oltre il 16 ottobre, dobbiamo pensare che al fatto che dietro ciascuna di quelle morti c'è spesso la mano di un cittadino che ha scelto di collaborare con lo sterminio. Ma ci sono anche i giusti che meritoriamente vengono ricordati dai civici giusti che raccontano le storie di quelle chiese, di quei palazzi, di quei magazzini e di quei sottoscala della nostra città, dove durante l'occupazione hanno resistito e hanno aiutato delle persone a salvarsi. Ecco, quei luoghi, i luoghi dell'orrore segnati dalle pietre in ciampo e i luoghi della speranza segnati dai civici giusti, sono disseminati per la capitale e ci portano a pensare quanto Roma sia e debba essere un immenso museo a cielo aperto della memoria. E di questo immenso museo a cielo aperto il museo della Shoah è un elemento indispensabile. Il disegno di legge in esame riconosce infatti l'importanza della costruzione della nostra capitale di un museo della Shoah. È un fatto storico. Voglio Ringraziare il governo per la scelta di destinare 10 milioni di euro al coronamento di questo grande progetto, lo hanno detto tutti prima di me, lo ripeto, il Ministero partecipa alla Fondazione Museo della Shoah, costituita nel 2008, e finanzia con 10 milioni di euro l'allestimento e il funzionamento del museo e a decorrere dal 2026 con 50 mila euro annui, dettando poi disposizioni riguardanti la copertura finanziaria e disposizioni di gestione. Stiamo parlando veramente di un progetto atteso da tanti tanti anni, io lo dico anche con una certa emozione come parlamentare e come romano, poter intervenire oggi al mio fianco la capogruppo in Commissione Cultura Irene Manzi, Michela Di Biase, Paolo Ciani. E, è veramente una grande emozione per tutto il nostro gruppo essere qui perché conosciamo l'origine di questo progetto già quando nel 1998 sotto la guida... Di Francesco Rutelli si era dato avvio una, una progettazione, individuate le prime possibili localizzazioni e poi la scelta forte, fortissima, di grandissimo valore politico di Walter Veltroni nel 2005, quando eh, eh, viene collocata definitivamente nell'area intorno a Villa. Torlonia, un grande valore penso oggi che questo percorso, questa storia, questa storia di impegno venga coronata da un governo di destra guidato da Giorgia Meloni, a testimonianza di come non ci debbano essere su questo tema differenze e distanze, ma ci debba essere un lungo percorso di collaborazione. E anche la scelta di questa collocazione lo ha ricordato il relatore. Federico Mollicone nel suo intervento è stato annunciato, sono partiti i lavori, sono partiti i cantieri, ma dove sono partiti? Sono partiti lì, a pochi passi da quella che era la residenza eh, di Mussolini. Per non dimenticare mai anche le nostre responsabilità, la responsabilità del fascismo, degli italiani, non di tutti, fortunatamente lo abbiamo detto, ci sono i giusti, ci sono gli eroi, c'è la resistenza e dobbiamo sempre di più coltivarne il ricordo positivo. Ma c'è una responsabilità politica e storica italiana. Anche nell'orrore dell'olocausto, che non può essere dimenticata, e questa scelta ci dà la possibilità di collocare. Lo ha ricordato anche la senatrice Cecilia Delia, intervenendo al Senato, ricordando le parole del progetto firmato dagli architetti Luca Zevi e Giorgio Tamburini. Da chi lo ha disegnato, non a caso, è stato pensato come una scatola nera perché in quel modo la Shoah è un suicidio culturale e civile dell'Europa, il progetto di sterminio degli ebrei e delle altre minoranze è un suicidio, perché nell'attaccare gli ebrei e tutte le minoranze, come i rom, i sinti, i portatori di handicap e i cittadini affetti da malattie mentali, è negare i valori europei. Ecco, questa scatola nera è una scatola nera di cui abbiamo tutti bisogno. È naturalmente un'iniziativa che va a collocarsi insieme a tante altre iniziative, agli altri musei che esistono, alla Fondazione eh, Museo Nazionale dell'Ebreismo Italiano della Shoah di Ferrara, al Memoriale della Shoah di Milano. Eh, cioè abbiamo bisogno di più memoria e, e, e della capacità anche di dialogare insieme. E sicuramente si realizza e si eh, eh, corona un percorso oggi. Ma resta sullo sfondo una grande domanda e io penso che se noi dobbiamo dare un senso anche al fatto che tra le tante iniziative che si svolgono fuori da quest'Aula ci sia anche un momento di confronto parlamentare oggi qui e anche per affrontare questa domanda che non guarda al passato, che, e, e, che guarda al futuro, non potranno rispondere solo le istituzioni e, e sarà la domanda che... Sarà il compito della fondazione, sarà il compito delle istituzioni che la sosterranno, sarà il compito della comunità ebraica, di tutta la comunità cittadina romana, di tutto il mondo culturale del nostro paese. Noi dobbiamo chiederci e fare, adesso che i cantieri sono partiti, che il museo aprirà, dobbiamo rispondere alla domanda di cosa fare di un museo della Shoah nel nuovo mondo in cui stiamo entrando, che stiamo vivendo e che stiamo attraversando. Come fare qualcosa di utile? Per debellare quell'odio antiebraico che esiste e resiste nonostante tutte le iniziative della memoria che abbiamo fatto in questi anni. Perché noi ce l'abbiamo messa tutta da punti di vista diversi, da storie diverse, per cercare di mettere in campo qualcosa che potesse debellare quest'odio. Ma, ma se c'è un aspetto che non può essere contestato da nessuno dell'attacco? di Hamas che ce lo ha ricordato nel modo più drammatico e doloroso, è questo fatto del numero di morti più alto in un solo giorno dall'olocausto ad oggi, in un solo giorno nello Stato di Israele, è quell'obiettivo, l'obiettivo che ha portato a questi morti, a questa immane carneficina, al di là dei modi, dei metodi che ricordano pagine scure nere del nostro passato, c'è cioè, quell'obiettivo, la distruzione dello Stato di Israele e del popolo ebraico, non sconfiggere Israele, distruggere Israele, è un qualcosa che esiste e resiste, nonostante tutto, nonostante la democrazia, nonostante la libertà nonostante le nostre iniziative, nonostante tutto quello che abbiamo fatto, nonostante la memoria, nonostante tutti i musei, nonostante tutti i film, nonostante tutte le canzoni, nonostante tutti i momenti in cui abbiamo cercato di costruire un antidoto a questo male, un antidoto a questo olio. E noi abbiamo un dovere storico, ce lo, ce lo ricorda Pietro Terracina, ieri in questa staffetta per la memoria in bicicletta siamo passati per Monteverde dove, dove lui era scampato. A, al rastrellamento ma poi non alla deportazione, poi era ritornato unico nella sua famiglia, ci ricordava che la memoria è un filo tra presente e futuro. Ecco, noi a questa domanda dobbiamo dare una risposta, il museo della Shoah nasce per dare una risposta a questa domanda, cosa dobbiamo fare di più di quello che abbiamo fatto fino a oggi per cercare... Di curare le ragioni di quella malattia che non abbiamo ancora superato nonostante la Shoah e parlo come umanità. Cosa dobbiamo fare per realizzare davvero quelle due parole che ciascuno di noi sente nel cuore ogni volta che vede un'immagine che lo ricorda quel punto più nero e più basso della storia dell'umanità? A quelle due parole, a quel mai più, che però bussa ancora alle nostre porte. Noi questo mai più lo dobbiamo costruire insieme senza divisioni politiche tra maggioranza e opposizione, tra destra e sinistra, perché l'Italia, i valori della nostra Costituzione, ce lo ha ricordato anche oggi Nicola Zingaretti raccontando una pagina anche di vita personale e nel raccontarci questa sua esperienza di vita, ricordato l'importanza di sconfiggere la cultura dell'odio. Ecco, questi valori sono scolpiti nella nostra Carta Costituzionale, l'importanza del nostro articolo 3, l'importanza di quello che noi abbiamo voluto dare come senso di direzione al nostro futuro. Però quel male c'è ancora, dobbiamo combatterlo. Il Museo della Shoah nasce per questo. Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole dalla Chiesa, ne ha facoltà. Grazie Presidente, grazie onorevoli colleghi. Il disegno di legge in esame, di iniziativa del Governo, è già approvato all'unanimità del Senato e istituisce a Roma il Museo della Shoah permettendo anche alla capitale di affiancarsi alle grandi città del mondo che già hanno un luogo della memoria, come Gerusalemme, Washington, Berlino e altri. Nel luglio scorso, dopo l'approvazione al Senato, la proposta è stata accolta con favore alla Camera. I gruppi parlamentari, infatti, hanno rinunciato a qualsiasi istruttoria legislativa o presentazione di emendamenti durante l'esame in Commissione, proprio per permettere un percorso veloce. Sul testo del disegno di legge Forza Italia ritiene che non ci siano problemi da segnalare. La previsione è che lo Stato sostenga l'istituzione del museo con la partecipazione del Ministero della Cultura alla fondazione Museo della Shoah Onlus. La fondazione per 15 anni, lunghissimi 15 anni, si è battuta incoraggiandoci in ogni modo per la creazione del museo a Roma. Proprio perché tutti debbano sapere che cosa è stato e cosa ha rappresentato per il popolo ebraico l'olocausto con tutti i suoi orrori e perché nessuno debba mai permettere in alcun modo che la memoria di quella atrocità venga sbiadita o venga dimenticata. Devo dire che parlarne in questi giorni sembra un incubo mai mai finito. Sembra di essere tornati indietro, non c'è una memoria da conservare, ma un presente che si è ripresentato puntuale come allora per rinnovare un dolore che è identico a quello di tanti anni fa. Un presente di una violenza inaccettabile come lo fu quello di 80 anni fa, esattamente oggi. L'abbiamo già detto, l'ho sentito, ripetuto, non fa male ripeterlo. Il 16 ottobre del 1943, all'Alba, gli occupanti nazisti delle SS rastrellarono 1259 persone dal ghetto ebraico di Roma. Non tornò quasi nessuno da quel rastrellamento, tornarono soltanto 16 persone e una donna. Settima Spizzichino. Grazie a lei, alla sua sofferta testimonianza, al dolore dei suoi ricordi, noi siamo riusciti a conoscere quello che era successo in quel devastante campo di morte che è stato Auschwitz. Anche se li conosciamo, non è male ripetere il fatto che per esempio ci fu un ricatto dei nazisti che chiesero ai rappresentanti della comunità ebraica romana 50 kg d'oro in cambio della loro incolumità, avendo già deciso che anche se avessero ottenuto quello che volevano, che chiedevano, avrebbero comunque eseguito l'ordine di sterminio che era arrivato dalla Germania. E poi la scelta del sabato, giorno festivo per il popolo ebraico, e quindi avevano la certezza di cogliere più persone possibili dentro le loro case. E ancora la grande vigliaccheria della polizia italiana fascista e di altri cittadini traditori che fornirono ai tedeschi gli indirizzi degli ebrei romani e tutte le informazioni per il rastrellamento. Io personalmente vado spesso al ghetto ebraico, lo amo profondamente e invito tutti, soprattutto i più giovani, a visitarlo con gli occhi di chi vuole capire entrando negli androni dei palazzi e cercando per terra i nomi e i numeri delle vittime deportate che sono incise su mattonelle per terra, fermandosi a leggere quel presidio di memoria che sono le pietre di inciampo e tentando di immaginare l'orrore di quel 16 ottobre del 1943. Una ferita insanabile è stata definita dal presidente Sergio Mattarella recatosi a commemorare quell'abisso. Dell'umanità, che avremmo dovuto impedire ad ogni costo che si ripetesse. E il Papa, ieri all'Angelus, a distanza di 80 anni, si è ritrovato a dire: basta guerre, i conflitti sono sempre sconfitte. E ho trovato chiarissime. Anche le parole del nostro ministro degli esteri, Antonio Tajani, che si è recato in Israele per sottolineare la vicinanza dell'Italia a questo popolo e per accertarsi della sicurezza degli italiani, perché ce ne sono ancora tre che non si sono trovati, che sono ancora presenti nella regione. Il ministro ha ribadito che noi ci poniamo come portatori di pace. E che siamo contro Hamas, non contro la Palestina, e che Israele ha tutto il sacrosanto diritto di vivere e di difendersi, di esistere. Io mi e vi chiedo: non è un olocausto anche quello che il popolo ebraico sta vivendo in modo disumano proprio questi giorni? Ci rendiamo conto di quanto siano simili le atrocità dei nazisti di allora? E quelle di Hamas di oggi. È stato detto mai più, e invece la storia continua a ripetersi. A ogni famiglia è stato strappato un componente della famiglia, sono tutte famiglie decapitate, non c'è una sola famiglia israeliana che non abbia avuto un morto all'interno della sua famiglia. Le nuove generazioni israeliane stanno rivivendo quegli abissi di odio e di persecuzione, di sofferenze e di morte già vissute dalla vecchia generazione e l'Occidente non può stare a guardare dividendosi su chi ha ragione e su chi ha torto. Non servono o non servono soltanto le manifestazioni. Si deve intervenire e basta. Abbiamo il dovere morale di proteggere israeliani e palestinesi, vittime civili di questo eccidio e di fermare le atrocità con ogni mezzo e a ogni costo. Ricordiamocelo sempre, perché sono due popoli, non uno solo. Gli innocenti, le vite perse, sono da entrambe le parti. E ricordiamolo ancora, vittime entrambe di un terrorismo cieco, crudele, che vive solo di odio, di sangue, quello di Hamas. Questo museo della Shoah... Sarà testimonianza di quello che non dovrà mai più accadere. Dovrà essere per quest'Aula, spero, un segnale di unione e non di divisione. Signor Presidente, io invito i colleghi che non ne avessero avuto occasione di leggere quel bellissimo pezzo di Fania Oz Salzberg sul Corriere della Sera dell'altro giorno. Vorrei condividerne, prima di concludere, con l'Aula alcuni passaggi. Fania è la figlia di Amos Oz, autore, tra l'altro, del romanzo Una storia di amore e di tenebra, capolavoro di memoria che riporta anche il resoconto straziante del massacro nazista della comunità ebraica di Rovno. Fania rilegge quelle pagine e riconosce nei racconti del padre la tragedia che si sta abbattendo sul popolo di Israele, scrive Mio padre, per sua fortuna, è scomparso cinque anni sono. Tanti di noi si consolano oggi al pensiero che i propri genitori, la generazione fondatrice di Israele, i suoi combattenti, sognatori e pacifisti, non sono più tra noi per assistere alla tragedia che si è abbattuta un'altra volta sul nostro popolo. E ancora, mio padre non c'è più e non ne ha visto le atrocità che hanno devastato un'intera regione di Israele a qualche chilometro dalla sua casa di Arad. Ma sento ancora le sue parole. Chi non sa distinguere tra i gradi di malvagità, aveva scritto, è destinato a diventare schiavo del male. Mentre Israele barcolla e risponde al fuoco, ci saranno nuovi morti, purtroppo nuovi innocenti da entrambi i lati. Ma noi ci impegniamo nella lotta per la nostra sopravvivenza a non perdere di vista la nostra umanità. Vi prego di guardare dritto negli occhi. Gli spietati sostenitori di Hamas e di sputargli in faccia. Combattere attivamente il male è l'unico modo per far avanzare il bene. Queste le parole di Fania. Ricordiamocelo in quest'Aula, rimanendo uniti e proteggendo la vita e la dignità dei troppi civili assassinati innocenti in guerra. Grazie Presidente e grazie onorevoli colleghi. Grazie. Chiesto di intervenire l'onorevole Cherchi, ne ha facoltà. Scusi. Non regge. Scusi perché non regge. Il Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, onorevole colleghe, dalla Settima Commissione è scaturito il voto favorevole e unanime circa l'istituzione di un museo della Shoah a Roma, per tenere viva la memoria di questa immane tragedia, affinché le future generazioni possano e debbano non dimenticarlo mai. C'è stata quindi una piena condivisione, perché tutti crediamo che ciò che è successo durante la dittatura nazifascista non debba più accadere. Tale orrore non dovrà più ripetersi e l'istituzione del museo servirà soprattutto a questo, a far sì che tutti percepiscano il dolore che può provocare anche una minima distorsione della realtà dei fatti. Come disse il Presidente Mattarella, nonostante si legano tanti libri o si guardino i video, solo vedere dal vivo quanto è accaduto, dalla reale misura di cosa ha significato davvero la Shoah. A tale proposito vi vorrei raccontare una mia pre. Una mia prima presa di coscienza di quanto è avvenuto in quegli anni. Mio padre era un altro dirigente della difesa e un giorno tornò a casa e iniziò a farci vedere un documentario. Quel giorno c'erano anche i miei parenti. Ricordo il pianto di mia zia e di mia madre, rimaste esterrefatte di fronte a quello che vedevano. Io ne rimasi talmente sconvolta, ero una bambina, che ogni volta che vedevo film o documentari sull'argomento. Alcune immagini suoni mi sono rimasti talmente imprese nella mente come l'arretata dei tedeschi nel ghetto o il rumore degli scarponi chiodati. Era tutto talmente surreale che mi sentivo male ogni volta che vedevo quell'orrore davanti ai miei occhi. La dignità umana, calpestata per sempre. Trovo intollerabile... Che ci siano persone che ancora oggi si comportano come se nulla di tutto ciò fosse mai esistito, diffondendo odio, discriminazione e adottando comportamenti razzisti, accettando disegni di svastiche, anche se portate da amici, con leggerezza durante le feste di carnevale. Mi chiedo cosa possono insegnare queste persone alle generazioni future. Mi ha colpito come un pugno nello stomaco il racconto che ha fatto la senatrice Se Liliana Segre, verso la quale nutro un rispetto, una stima e una considerazione infinite, proprio perché non prova nessun risentimento verso i suoi carnefici. Mi ha colpito quando, con una signorilità che la contraddistingue, raccontava dei soprusi, degli abusi, delle torture fisiche, e psicologiche che ha dovuto subire da ragazzina, da parte degli, so degli ufficiali e dei soldati dell'SS. Il cui unico piacere era quello di umiliarla e di annientare la sua umanità, la sua dignità di bambina, di donna e di essere umano. Sembra incredibile che da tali persone, fatte di carne e ossa come noi, potesse sprigionarsi il male assoluto per poi magari tornare a casa, alla sera, dalla famiglia, dai figli, come se nulla fosse accaduto. Il razzismo è pericolosissimo e può raccogliere adesioni soltanto di un popolo ignorante, per usare un eufemismo. Credere che l'intolleranza e la violenza e la prevaricazione siano un diritto del più forte sul più debole è assurdo. Ed è barbaro perché la tolleranza è una conseguenza necessaria della condizione umana ed è il principio fondamentale di tutti i diritti umani, è la condizione sine qua non di pace e di benessere di uno Stato. Purtroppo il razzismo continua a proliferare nell'alveo dell'opinione pubblica, rischiando di sdoganare e normalizzare comportamenti antisemiti e negazionisti da parte di nostalgici del passato presenti dappertutto per i quali nutro un profondo disprezzo. Se il mondo fosse tollerante non ci sarebbero persecuzioni. Non dimentichiamoci che il presidente Conte, quando era a Palazzo Chigi, ha agito sempre mettendo al centro i diritti fondamentali di ogni persona, confrontandosi sempre rispett rispettosamente con ogni interlocutore applicando quotidianamente la gentilezza alla politica e alle istituzioni, sempre il presidente Conte ha sottolineato in questi giorni la necessità di impegnarsi per estirpare ogni fo forma di intolleranza. Il Presidente Conte nel gennaio 2020 fece adottare in Consiglio dei Ministri la definizione operativa di antisemitismo formulata dall'Alleanza internazionale della memoria dell'Olocausto, istitu istituendo presso la Presidenza del Consiglio il ruolo del coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo e nominandovi a capo la professoressa Milena Santerini, in ossequio al disposto della risoluzione 1.6.2017 sulla lotta. Contro l'antisemitismo del Parlamento europeo. Un gesto dall'alto valore politico e umano che incontrò il vivo favore e il sincero apprezzamento della presidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane Noemi Di Segni. E quindi profondamente corretto istituire anche a Roma così come è avvenuto in altre città quali Berlino, Milano, Varsavia. Un museo che ricordi l'orribile sterminio che ha subito la comunità ebraica affinché la storia non si ripeta mai più. Ed ha un forte valore, non solo simbolico, che quest'Aula inizi la discussione di questa proposta di legge proprio oggi, il 16 ottobre 2023, a 80 anni dal terribile, terribile, terribile rastrellamento del ghetto, quando oltre mille persone. Uomini, donne, bambine vennero deportate ad Auschwitz. Solo 16 di loro fecero ritorno a Roma. Per cui auspico che il museo venga istituito al più presto e venga veramente visitato dalle scuole, dai cittadini e dai turisti di tutto il mondo affinché la memoria rimanga vivida nel cuore di tutti. Grazie. Grazie. Di intervenire l'onorevole Bicchielli, ne ha facoltà. Grazie, signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro. Attraversando le strade di Roma, mi è capitato diverse volte, come sicuramente a ciascuno di voi, di camminare su dei sanpietrini particolari. Non di pietra, con il solito colore grigio scuro, bensì di ottone. Impossibile non notarli. Sono le famose pietre d'inciampo, chiamate così perché chiunque ci si imbatta possa attivare la mente e ricordare che chi è stato deportato da quella casa non era solo un numero, bensì una persona. E se gli occhi non le scorgono perché distratti da altro sono i nostri piedi che le notano, perché la loro superficie è diversa dalle altre. È la dinamica della storia dell'uomo che molte volte non ha scorto immediatamente le conseguenze dei suoi atti, ma alla fine, per forza di cose, ne ha dovuto fare i conti. Non erano semplici atti, la loro superficie era ben diversa, erano orrori. È la storia della Shoah. È la storia di occhi e coscienze umane che per troppo tempo sono state distratte da altro distratte da una ideologia, cioè dalla logica di un'idea, che in quel momento sembrava fosse la panacea di tutti i mali dell'umanità, quando invece ne rappresentava il punto più atroce e più triste. È una storia, signor Presidente, sulla quale vale la pena inciampare, è una storia sulla quale abbiamo il dovere di inciampare. E oggi è anche una giornata simbolo, perché esattamente 80 anni fa il 16 ottobre 1943 vi fu quell'atto infame nel ghetto di Roma, conosciuto come il rastrellamento di Roma, dove i nazisti sequestrarono 1259 persone, di cui 689 donne, 363 uomini e 207 bambini. bambini. Alcuni crimini sembrano non passare mai, pensando a quello che stiamo vivendo in questi giorni. Di quei 1259 deportati, 2023 furono deportati direttamente al campo di sterminio di Auschwitz. E solo 16, solo 16 di loro tornarono a casa alla fine della guerra. E tra quei 16 non c'era nessuno di quei 207 bambini. Ecco, noi dobbiamo inciampare per ricordare e per mostrare a noi stessi dove può arrivare l'uomo quando si discossa da se stesso, quando si allontana dalla ragione. A Roma. Ci sono 300 pietre d'inciampo disseminate in vari quartieri, eppure mancava l'inciampo per eccellenza, mancava un luogo dove non solo i piedi ma anche e soprattutto gli occhi potessero inciampare e vedere l'orrore dell'olocausto. Mancava un luogo dove poter rivivere esperienze, emozioni, testimonianze per rinnovare il dolore, per condividere il dolore, per curare il dolore. Mancava un museo della Shoah così come è presente in molte capitali mondiali, Gerusalemme, Washington, Berlino, Londra, Parigi. Roma, come sappiamo, è nota per essere un museo a cielo aperto, oltre che essere sede di innumerevoli musei di prestigio internazionale. Eppure se questi raccolgono opere di ogni genere che raccontano la bellezza che l'uomo è riuscito a raggiungere, era necessario un luogo anche per narrare l'orrore di cui l'uomo è stato capace. Per questo il provvedimento che discutiamo oggi non è come i tanti che passano all'esame di quest'Aula. È un atto che ha a che fare con la storia e con la memoria. È un atto che ha a che fare con la dignità umana. È un atto che ci permette di ricordare fin dove possiamo arrivare se ci allontaniamo dalla ragione. Un atto che in questi giorni assume un significato ancora più forte perché purtroppo l'umanità dimostra di avere poca memoria. E in troppi casi il fanatismo, l'odio, l'ideologia sporca stanno prendendo il sopravvento sulla ragione, sulla fratellanza e sull'amore. E anche per questo mi sento di ringraziare il governo, nella persona del Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che mi fa piacere vedere oggi in aula qui con noi, per essersi attivato e aver raggiunto in poco tempo l'obiettivo di compiere tutti i passaggi necessari per la realizzazione anche a Roma del Museo della Shaw. Un progetto che la Fondazione Museo della Shoah porta avanti dal 2008, anno della sua Costituzione, con la finalità di dotare la capitale Italia di una struttura di grandissima utilità comune, soprattutto per le numerose attività pubbliche dedicate alla Shoah, dirette ai giovani, ai, ai docenti, ai cittadini italiani, ai cittadini stranieri, che vi avranno lì un luogo di riferimento con personale altamente specializzato. Il Museo della Shoah che la Fondazione vuole realizzare sarà dunque un luogo dove gli allestimenti e la raccolta di documentazione curati dai maggiori storici contemporanei permetteranno ai visitatori, docenti e studenti di conoscere in profondità cosa è stato l'Olocausto, con particolare attenzione ovviamente alle testimonianze italiane e quindi di alimentare la memoria. In particolare la Fondazione Attraverso il Museo intende contribuire alla promozione e alla diffusione dei valori Dell'uguaglianza e della pace tra i popoli con l'affermazione del principio di fratellanza e di accoglienza di ogni diversità contro ogni forma di razzismo e di discriminazione tra gli uomini e mettere in atto a tal fine ogni attività necessaria per promuovere e coltivare la memoria della Shoah, oppure, oltre ovviamente, a supportare le altre iniziative pubbliche e private coerenti con il perseguimento dei valori e delle finalità della Fondazione. Il Ministero della Cultura, con il provvedimento in esame, intende partecipare alla Fondazione Museo della Shoah e ne assume anche compiti di vigilanza, così come previsto dalla normativa vigente in materia. Un investimento importante, l'investimento economico è pari a circa 10 milioni di euro divisi per gli anni 2023, 2024 e 2025, un investimento per la realizzazione del museo che di certo non pareggia sicuramente quello storico, culturale, sociale di pensiero. Quando si investono risorse per fare memoria di un avvenimento di portata globale come fu l'olocausto, il ritorno sarà sempre di gran lunga superiore alla cifra impegnata. Far sì che, ragazzi, che ragazze, giovani, adulti, italiani, stranieri possano effettuare un viaggio nella storia grazie al percorso che verrà allestito all'interno del museo significa dare la possibilità che quanto accaduto possa rimanere scolpito nelle coscienze, perché, ripeto, Solo studiando la storia, ricordando gli errori e gli orrori, possiamo provare a non ripeterli. Ma non solo, signor Presidente, significa continuare a contrastare il virus della discriminazione, dell'odio, della sopraffazione, del razzismo, che, come ha avuto modo di ricordare più volte il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non è confinato in una isolata dimensione storica, ma tiene strettamente ai comportamenti. Dell'uomo e debellarlo riguarda il destino stesso del genere umano. Diceva Hannah Arendt nella sua opera massima, Le origini del totalitarismo: Le soluzioni totalitarie potrebbero sopravvivere alla caduta dei loro regimi sotto forma di tentazioni, destinate a ripresentarsi e ogni qual volta appare impossibile alleviare la miseria politica, sociale ed economica in maniera degna dell'uomo. E quindi. Se i regimi totalitari nelle forme e nelle strutture che li hanno caratterizzati possono storicamente terminare, lo spirito totalitario può tornare ad incarnarsi in mille forme e a rimetterci sarà sempre la dignità dell'uomo. Proprio per questo non è solo un bene fare memoria, ma anche costruire memoriali in pietra e mattoni affinché divengano luogo dove si possa instillare nelle coscienze e nei cuori quegli elementi necessari a riconoscere i germi dei totalitarismi sin dal loro sorgere. Ogni totalitarismo per radicarsi ha bisogno di un'idea logica che in ultima analisi ha sempre come fine ultimo quello di negare la natura umana e in modo particolare la sua costitutiva fragilità. Tant'è che l'obiettivo dei totalitarismi era quello di costruire un uomo nuovo, un uomo perfetto, che non potesse commettere errori. Un uomo che per poter rispondere a questa dimensione non avrebbe dovuto avere legami, non avrebbe dovuto avere relazioni. Un uomo che avrebbe dunque perso le sue caratteristiche essenziali diventando un uomo senza una coscienza, un uomo senza una coscienza propria, senza un'anima. Era questo uno dei tanti esperimenti che si portavano avanti nei campi di concentramento, togliere all'uomo i suoi affetti, togliere all'uomo la sua capacità intellettiva per ridurlo a una semplice macchina un uomo che rispondesse a dei comandi senza pensare. Un po' poi come successe ai gerarchi nazisti che nei vari processi in cui furono coinvolti dopo la fine della seconda guerra mondiale continuavano a difendersi dicendo che loro nel condurre alla morte milioni di uomini avevano semplicemente seguito un ordine, rispettato una norma, rispettato un precetto. Ecco, signor Presidente, non a caso il granello che iniziò a inceppare, almeno idealmente, la macchina infermale infernale dei campi di concentramento fu un atto pienamente umano. Ad Auschwitz un uomo, un frate francescano Massimiliano Kolbe, divenuto poi santo, San Massimiliano Kolbe, dinanzi alla richiesta di pietà da parte di un uomo destinato all'esecuzione che piangeva, disperato dall'idea di non poter più rivedere la moglie e i propri figli, si offrì al posto suo. Un atto, fu un atto di solidarietà che nei campi di concentramento era proibito ma che in quel caso venne inspiegabilmente accolto. E dopo settimane senza mangiare dinanzi al suo carnefice, in procinto di effettuare l'iniezione mortale, Colbe disse, l'odio non serve a nulla, solo l'amore crea. Quanto è vero, signor Presidente, noi queste parole dovremmo ricordarle ogni giorno, l'odio non serve a nulla, solo l'amore crea. Ecco, quel gesto scosse buona parte del campo e aprì una piccola fessura tra le anime degli Aguzzini che rimanevano pur sempre uomini. Tante che molti superstiti riferiscono che nei giorni a seguire quel luogo divenne meno infernale. Ecco, signor Presidente, affinché non accada più che in nome di un'idea considerata logica da qualcuno si arrivi a considerare un essere umano meno degno di vivere rispetto ad altri, è bene coltivare la memoria. Affinché i nostri giovani imparino a comprendere anche le proprie fragilità e ad accogliere quelle degli altri. È bene coltivare la memoria, affinché i nostri ragazzi imparino a leggere la storia con la propria testa e a interiorizzarla con la propria coscienza. È bene coltivare la memoria. Signor Presidente, concludo, con gli occhi ancora rivolti alle immagini di sabato scorso, sabato 7 ottobre, e di quanto sta accadendo in Israele, con i cuori ancora spezzati per una storia che continua a sbagliare. Con l'istituzione del museo della Shoah, e ringrazio ancora il ministro San Giuliano, si apre una finestra nelle coscienze umane anche e soprattutto per ricordare all'uomo che la dignità di cui è rivestito non ha prezzo. Perché, signor Presidente, per non sbagliare più è necessario ricordare la storia e onorare le vittime di quegli eccidi, perché solo onorandole possiamo ricordare e tramandare e solo così possiamo imparare per provare a non ripetere più quegli errori. Grazie. Grazie. A intervenire l'onorevole Gruppioni ne ha facoltà. Grazie signor Presidente, onorevoli colleghi, Ministro San Giuliano. È per me una grande gioia poter intervenire in Aula su un provvedimento così importante e così atteso, soprattutto in giorni come questi. Un provvedimento che destina finalmente le risorse per l'istituzione del Museo della Shoah a Roma. Il provvedimento in esame risponde alla necessità di mantenere viva la memoria, soprattutto tra i più giovani, dell'orrore che ha investito anche il nostro Paese durante il regime fascista con l'approvazione delle leggi razziali e che è culminato poi con la persecuzione e lo sterminio di decine di migliaia di ebrei italiani. Il nostro impegno principale, come ricordato anche dal Presidente della Repubblica Mattarella durante la sua visita a Birkenau, deve essere proprio quello di evitare che tali orrore, in forme nuove e meno riconoscibili, ma visti gli eventi in questi giorni non poi così dissimili, possano ripetersi. Il virus della discriminazione, dell'odio, della sopraffazione, del razzismo non è confinato in un'isolata dimensione storica, ma tiene, ahimè, strettamente ai comportamenti dell'uomo e debellarlo riguarda il destino stesso del genere umano. Proprio per questo abbiamo il dovere del ricordo, il dovere di tramandare il ricordo perché sia un monito indelebile nella mente dei giovani e di tutte le nuove generazioni. In tante altre città già esiste un museo della Shoah, a Berlino, Gerusalemme, la martoriata a Gerusalemme, Milano, Varsavia e New York. Non si poteva attendere oltre. Anche Roma, la capitale del nostro paese nella quale vi è la comunità ebraica più antica del mondo, che opera sia dal secondo secolo a.C. e ha saputo tenere vivo il tragico ricordo del rastrellamento del ghetto del 16 ottobre del 1943, Doveva dotarsi di un percorso museale dalla forte valenza educativa, non solo per mantenere vivo il ricordo di un fatto storico, ma anche e soprattutto per generare quegli anticorpi che possano contrastare il virus, che come vediamo è sempre minaccioso, sempre in agguato, del razzismo e dell'intolleranza. Credo che sia questo, in definitiva, lo spirito con cui l'Assemblea deve approvare e licenziare definitivamente in legge il testo in esame. Il disegno di legge, proprio per le finalità di cui abbiamo detto, prevede la partecipazione del Ministero della Cultura alla Fondazione Museo della Shoah, costituita nel 2008 proprio dalla volontà di dare impulso alla costruzione del Museo Nazionale della Shoah a Roma ed è finalizzata alla realizzazione del museo e a contribuire a tenere viva la memoria della tragedia della Shoah. Correttamente il museo gestito dalla Fondazione sarà sottoposto alla vigilanza del Ministero della Cultura, il che di fatto consentirà una collaborazione tra i due enti, dato che la norma, come modificata al Senato, non affiderà esclusivamente la programmazione delle attività museali al ministero. Il disegno di legge, pur di iniziativa governativa, è stato condiviso dalle forze politiche e migliorato, oltre a riconoscere l'importanza della costruzione della nostra capitale di un museo della Shoah, oltre a mettere in campo gli opportuni finanziamenti, oltre a mettere insieme la Fondazione, la Comunità Ebraica di Roma, il MIC e il Comune di Roma Capitale. Giunge in un momento tragico, difficile non solo per lo Stato di Israele, ma per tutto il popolo ebraico nel mondo e anche per tutti i cittadini, come noi che riteniamo che quel popolo sia oggi vittima di attacchi terroristici indiscriminati, vergognosi, diretti contro civili, donne, anziani e bambini. Oggi più di ieri, ora più di allora, Abbiamo il preciso dovere di non dimenticare, abbiamo quel dovere della memoria di cui accennavo poc'anzi, abbiamo il dovere di tramandare, di indignarci, di essere vicini alle vittime e non lo saremo se dopo tanti anni, dopo tante discussioni, non approvassimo convintamente e tutti insieme questa legge. Grazie. Grazie, ha chiesto di intervenire l'onorevole Ciani, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Il 16 ottobre 1943 è una delle pagine più buie della storia della nostra città di Roma, del nostro Paese, sicuramente la più buia per la comunità ebraica di Roma. Sono passati esattamente 80 anni da quel sabato 16 ottobre 1943 quando gli ebrei romani furono rapiti dalle loro case e avviati ai, ai campi della morte. I testimoni ce lo hanno raccontato come una mattina fredda, piovosa, un sabato, lo Shabbat. I cittadini ebrei videro piombare nelle loro case i militari tedeschi, mentre i camion erano in strada pronti a portarli via dalle loro case. Sono trascorsi 80 anni e chi ha vissuto quelle tragiche ore all'alba del 16 ottobre del 1943 non c'è più. L'ultimo sopravvissuto al rastrellamento del ghetto di Roma si chiamava Lello di Segni, scomparso all'età di 91 anni nel 2018. Attraverso Auschwitz, le macerie del ghetto di Varsavia, Bergen-Belsen, Dachau, prima di tornare a Roma il 10 giugno del 1945. Dobbiamo ricordare questa memoria. 1.024 persone strappate dalle loro case e deportate ad Auschwitz. Ne sono tornate solo 16, una sola donna. Purtroppo quel 16 ottobre fu un punto di arrivo, frutto amaro di una storia drammatica, la storia di un paese che aveva perso la libertà e che impose discriminazione e odio verso l'ebreo. Quel provvedimento sembrò corrispondere per alcuni a quell'odio all'ebreo che veniva da lontano e che da sempre lo considerava estraneo, nemico, complottante eterno contro la nostra civiltà da cui difendersi. Molti pensavano che la situazione non fosse così drammatica la discriminazione fu imposta mentre molti la trovavano assurda, ma non potevano parlare perché non c'era libertà. Per gli ebrei romani fu l'ultima tappa, una tappa inaspettata di un triste itinerario iniziato nel settembre del trentotto con la promulgazione delle leggi razziali. Tra queste due date, infatti, esiste un profondo legame. Per molti ebrei romani, infatti, le leggi razziali hanno rappresentato l'anticamera dei campi di sterminio nazisti. Il 1938 è un anno cruciale la vita cambia in tutti i suoi aspetti pubblici e privati è una svolta che coinvolge tutti gli ebrei, dai bambini agli anziani, da chi nasce a chi muore, dai bambini allontanati dalle loro classi, nell'incomprensione loro e dei loro compagni. Ma dicevamo anche di chi muore perché, infatti, dal 1938 ufficialmente gli ebrei non muoiono più in Italia. È vietata, infatti, anche la pubblicazione dei necrologi sui giornali dal '38 gli ebrei in Italia devono diventare invisibili. Tuttavia, come avrebbe dimostrato il 16 ottobre, gli ebrei, non erano, molto... Gli ebrei erano molto visibili, facilmente reperibili, erano registrati in una lista, quindi perfettamente identificabili, per separare il loro destino dal resto della popolazione romana. Dopo l'8 settembre 1943, giorno del proclama dell'armistizio di Badoglio, il destino degli ebrei nel paese era ancora più incerto ma loro, gli ebrei romani, erano riusciti a soddisfare la richiesta del colonnello delle SS Kappler di consegnare 50 chili d'oro, che avrebbe dovuto metterli in salvo. Nonostante questo, le SS avevano già sequestrato gli elenchi della comunità ebraica Saccheggiato i templi, le biblioteche, preannunciando una devastazione vera e propria. E quella devastazione arrivò pochi giorni dopo, alle 5.30 di quel sabato mattina, quando le truppe naziste invasero il portico d'Ottavia. Spuntavano le liste dei cognomi e gli indirizzi, le SS hanno proseguito, casa per casa, a cercare i capifamigli ebrei. Avevano dato 20 minuti di tempo per preparare una valigia con cibo, soldi, biancheria e per poter abbandonare la propria casa. Uomini, donne, bambini, anziani e malati, tutti dovevano uscire di casa e salire su quei camion. In pochi sono riusciti a fuggire, altri hanno provato e pochissimi sono riusciti a salvare i loro bambini. Ma i 1024 ebrei, di cui più di 270 bambini, non hanno avuto scampo. Rastrellati dalle proprie case e trasferiti al Collegio Militare. Dei deportati del 16 ottobre 1943 ne sono tornati a Roma soltanto 16, dei bambini però non ne tornò nessuno. Ricordò successivamente Settimia Spizzichino, l'unica donna tornata. Fummo ammassati davanti a Sant'Angelo in Pescheria. I camion grigi arrivavano, i tedeschi caricavano a spintoni o col calcio del fucile uomini, donne, bambini, anche i vecchi e i malati, e ripartivano. Quando toccò a noi, mi accorsi che il camion imboccava il lungotevere in direzione di Regina Celi, ma il camion andava avanti fino al Collegio Militare. Ci portarono in una grande aula, restammo lì per molte ore. Che cosa mi passava per la testa in quei momenti non riesco a ricordarlo con precisione. Che cosa pensassero i miei compagni di sventura emergeva dalle loro confuse domande, spiegazioni, preghiere. Ci avrebbero portato a lavorare e dove? Ci avrebbero internato in un campo di concentramento? Campo di concentramento allora non aveva il significato terribile che ha oggi. Era un posto dove ti portavano ad aspettare la fine della guerra dove probabilmente avremmo sofferto freddo e fame, ma niente ci preparava a quello che sarebbe stato il lager. Queste le parole di Settimia Spizzichino, raccolte in un libro bellissimo, il cui titolo è un manifesto. Gli anni rubati. Quanti anni rubati a quegli uomini e a quelle donne? Quanti anni rubati agli ebrei uccisi nei campi di concentramento? Negli anni successivi Andrea Riccardi ricorda quella mattina quel sabato terribile trovò i romani divisi c'erano gli ariani e gli ebrei, ma erano anche lontani come credenti una storia dolorosa che aveva separato i cristiani, i cattolici dagli ebrei, con un muro di ignoranza che qualche volta si fece disprezzo, fatto di poca frequentazione e amicizia. Fu forse la storia di quei mesi a far scoprire a molti cristiani il volto degli ebrei. Credo che taluni ebrei scoprirono volti umani di cristiani. Infatti, se molti furono i delatori che per pochi soldi mandarono a morire i loro vicini di casa o i loro conoscenti ebrei, in quegli anni e in quei giorni furono anche tanti che aprirono la loro porta davanti alla barbarie del nazismo e ospitarono tanti ebrei, a cominciare dai bambini, istituzioni religiose, ma anche singole famiglie, proprio accanto al portico d'Ottavia, l'ospedale Fate bene ai fratelli, la chiesa di San Bartolomeo all'isola Tiberina, tanti aprirono le porte e mostrarono un volto umano davanti alla barbarie. Per questo, per noi, è un obbligo ricordare le vicende del giorno più nero, della ferita più profonda della storia degli ebrei in Italia e della nostra città di Roma. Ho avuto la possibilità, direi la grazia, di aver preso parte al recupero di questa memoria. Infatti dal 1994 la comunità ebraica di Roma e la comunità di Sant'Egidio hanno iniziato a promuovere una marcia della memoria. Una marcia della memoria che, da, che è partita da Trastevere, cioè dal luogo del Collegio Militare, a ritroso come i passi al contrario di quegli uomini e di quelle donne, fino al portico d'Ottavia. E in questi anni abbiamo ascoltato tante voci, ci siamo stretti intorno a tante persone, a cominciare proprio da Settimia Spizzichino, che ricordo commossa e appassionata raccontare e parlare al portico d'Ottavia, ai tanti che si erano radunati, o come intorno al rabbino Toaf, colonna dell'ebraismo romano, intorno a cui si è ricostituita la comunità ebraica romana dopo il dramma e la tragedia della Shoah. In questi anni è rinata la memoria, è cresciuta la memoria, si è allargata la memoria non solo agli ebrei romani, non solo agli ebrei italiani, ma a tutti i cittadini di Roma, a tutti i cittadini italiani, anche a quei nuovi cittadini che a Roma sono giunti in questi anni, le cui storie lontane del 1943 non gli appartenevano, ma che hanno imparato a far memoria con noi e che hanno fatto anche di questa memoria un motivo della loro integrazione nella nostra città di Roma. Per questo, Presidente, è particolarmente significativo che noi oggi parliamo del Museo della Shoah e del fatto che questo Museo della Shoah nasce qui nella capitale d'Italia, Roma, che ha visto questa pagina oscura abbattersi tra le sue vie. Infatti non esiste una lotta all'antisemitismo senza la memoria, così come non esiste la lotta al razzismo senza la cultura e la conoscenza. Come tramandare oggi questa memoria? Come tramandare la sciagura, il dramma della Shoah, intorno a cui è nata anche l'Europa, nella memoria di quegli anni tremendi, nella memoria del dramma della Shoah? E della guerra. Siamo in un'epoca difficile, siamo in un'epoca definita di comunicazione di massa, in cui tanti messaggi hanno anche il rischio della banalizzazione. Mi ha colpito in questi anni vedere dei giovani farsi dei selfie di fronte ai luoghi della memoria, di fronte a immagini che richiamano una storia dolorosa. Così come in questi anni anche attraverso nuovi strumenti, si è diffuso in maniera nuova, subdola, questo odio, si è diffuso l'antisemitismo. Pensiamo a quanto odio online esista, a quanto ancora tanto antisemitismo esiste attraverso la rete. Ecco, credo che l'Italia in questi anni si è dotata di alcuni strumenti preziosi, sicuramente il giorno della memoria, sicuramente i viaggi della memoria e credo che sia importante anche attraverso questo museo della Shoah ricordare che i viaggi della memoria sono anche una storia italiana abbiamo avuto per le nostre strade penso al luogo del museo della Shoah a Milano il binario da cui partivano i treni che hanno portato gli ebrei ai campi di concentramento, ma anche nelle nostre strade di Roma è passata la Shoah. Anche per le vie italiane è passata la Shoah. Per questo credo che è stato prezioso questo recupero della memoria anche nei termini di una riapertura di fraternità di queste comunità, di queste persone che non si erano riconosciute come fratelli e sorelle di cui forse una tappa fondamentale fu la visita in sinagoga il 13 aprile del 1986 da parte del Papa Giovanni Paolo II. Ecco, credo che tutto questo porti a ricordare come anche l'istituzione del, del, del Museo della Shoah a Roma possa costituire una tappa fondamentale di questa memoria, perché e concludo, credo che non può esistere una lotta all'antisemitismo, non può esistere soprattutto la costruzione di una società in cui le persone si riconoscano innanzitutto come tali, come persone, senza distinzioni, senza odio, senza alcun razzismo. E come diceva Primo Levi, chi non ha memoria del passato è condannato a ripeterlo e credo che anche attraverso questo gesto importante noi non vogliamo ripetere questo passato. Grazie. Grazie. Non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. A facoltà di replicare il relatore, se lo desidera il Presidente della Commissione Cultura, deputato Federico Mollicone. Prego. Soltanto due parole in chiusura per ringraziare tutti i colleghi della maggioranza dell'opposizione per gli interventi, per aver sottolineato l'importanza del percorso trasversale e per celebrare ancora una volta questo importante risultato. Grazie. Grazie. A facoltà di replicare il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, prego. Signor Presidente, signori deputati, ma il mio vuole essere innanzitutto un ringraziamento al dibattito che si è svolto in quest'Aula. Mi sento personalmente di far mie gran parte delle espressioni, quasi tutte le parole e le espressioni che sono state qui pronunciate da ciascuno di voi. Vedete, nell'assumere l'incarico di Ministro della Cultura, fra i miei primi atti c'è stato quello di portare in Consiglio dei Ministri, dove c'è stato ovviamente un voto unanime e dove c'è stata una forte condivisione del Presidente del Consiglio, di portare il disegno di legge per l'istituzione del Museo della Shoah a Roma. E lo abbiamo voluto fare con legge proprio per dare un significato ben preciso, un significato pesante alla scelta che si stava per fare. Era una cosa di cui si parlava da tanti anni. Finalmente posso dire che oggi, grazie anche alla collaborazione del Parlamento, siamo in via di conclusione di questa vicenda. Ringrazio il Senato per aver votato all'unanimità. Il provvedimento ringrazio il Presidente Mollicone per le parole che ha sposto in quest'Aula. Io credo che per un caso strano della storia noi ci ci oggi ci troviamo ad affrontare una discussione sul tema della Shoah nel giorno in cui rievochiamo tragicamente quello che fu il rastrellamento del ghetto di Roma che avvenne il 16 ottobre del 1943. Io stesso ho partecipato nei giorni scorsi alla presentazione di un podcast voluto dalla Fondazione Museo della Shoah e ringrazio il Presidente Venezia per avermi invitato e parteciperò nel pomeriggio alle altre manifestazioni e celebrazioni che sono previste qui a Roma su invito del Sindaco Gualtieri. Alcuni concetti però ritengo che vadano espressi. Innanzitutto l'unicità storica della Shoah. È un concetto molto importante. Nella storia dell'umanità purtroppo noi abbiamo avuto tante tragedie e tante persecuzioni. Nel solo Novecento, pensiamo alle vicende della Cambogia, alle vicende dell'Armenia. Ma la Shoah, per la determinazione del male, come ci spiega benissimo Anna Arendt in quel bellissimo libro La banalità del male, è qualcosa di unico nel suo genere e nella sua tragicità. Io... Una delle cose più belle che porterò con esperienza nella mia esperienza e nel mio bagaglio di Ministro della Cultura è il ringraziamento che ho ricevuto personalmente dalla senatrice Segre, che mi ha ringraziato per aver fatto realizzare, tra l'altro a tempi di record, una segnaletica alla stazione di Milano che rendesse chiaro il percorso per arrivare al famigerato binario 21. Voi con questo atto, votando questo provvedimento, come dire, sanate una lacuna che c'era nella città di Roma, perché come è stato ricordato da molti degli interventi, in tutte le grandi capitali d'Europa esiste un museo della Shoah, esiste a Parigi, esiste a Berlino, esiste ad Amsterdam. Quindi era doveroso farlo. E purtroppo ci incrociamo con la tragicità di quello che accade in Medio Oriente, il massacro terroristico perpetrato da Hamas. Pensavamo che. Decenni di memoria, di viaggi, di libri, di testimonianze, di letteratura cinematografica, anche importante, fatta da grandi registi, avesse cancellato definitivamente atteggiamenti e comportamenti di questo tipo. Invece la storia ci ripropone in dinamiche così tragiche. Quindi la memoria diventa ancor più un dovere, perché la memoria può essere un antidoto forte alla violenza. Qualcuno di voi ha ricordato le pietre d'inciampo, anche io quando nel mio quartiere, che è un quartiere dove ce ne sono tante, mi trovo a camminare e me ne capita qualcuno, la prima domanda che mi pongo è qual è la storia umana, quali sono le persone che sono dietro a queste pietre. È l'interrogativo che io porto innanzitutto nel mio cuore e poi nella mia mente. E c'è una storia che voglio rievocare oggi che mi ha sempre tragicamente sconvolta, è la storia di un bambino napoletano, voi sapete che sono napoletano, si chiamava Sergio De Simone. Che addirittura non solo fu deportato bambino di 5 anni nei campi di sterminio, ma fu utilizzato come cavia per esperimenti da parte dei medici nazisti. E quindi è atroce ripensare a lui. Quindi già iniziative analoghe erano state prese a Ferrara e plaudo anche a questa iniziativa. E quindi oggi con questo museo noi diamo un contributo fondamentale. Alla memoria. Voglio anche ricordare, forse è bene informarne il Parlamento, che personalmente ho finanziato con un contributo di 3 milioni di euro il, alcune opere di restauro della sinagoga di Milano, mi sembrava doveroso perché è un monumento importante, perché io sono convinto che la cultura ebraica sia una cultura fondamentale per tutta la cultura italiana, che abbia dato un grande contributo alla cultura italiana. E poi sollecitato in tal senso dalla Presidente della Regione, Veneto Luca Zaia, ho visitato le cinque, alcuni dicono sette perché ce ne sono due all'interno, sinagoghe di Venezia e anche lì non farò mancare le risorse del Ministero della Cultura per completare il restauro di queste bellissime, bellissime sinagoghe. C'è un personaggio storico che mi è molto caro, ne ho scritto anche tanto. Questo personaggio è Benjamin Disraeli, il grande primo ministro conservatore britannico, quello che collaborò all'epoca della grandezza della monarchia britannica. Ebbene, Disraeli era un ebreo di origine veneziana e riflette spesso, perché era anche un saggista, uno scrittore, sulla condizione della sua famiglia che aveva abbandonato Venezia per andare a Londra dove per gli ebrei c'era probabilmente un clima di maggiore libertà. Quindi grazie davvero a tutti e grazie per il contributo di parole, di idee, di pensieri, il contributo intellettuale che avete dato a questo dibattito che veramente è stato un dibattito che credo di cui tutti quanti dobbiamo essere orgogliosi perché è stato un dibattito civile come deve essere un dibattito in un'aula parlamentare in cui si porta un contributo di idee, di pensiero e di valori. Grazie. Grazie. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni Montaruli ed altre numero 160 di Biase ed altre numero 198 e di Lauro ed altri numero 1-200 concernenti iniziative volte a prevenire e contrastare il cosiddetto fenomeno Ikikomori, relativo all'isolamento sociale volontario, con particolare riguardo alle fasce più giovani della popolazione. La ripartizione dei tempi riservati alla discussione è pubblicata nel vigente calendario dei lavori. Avverto che è stata presentata la mozione Zanella ed altri numero 1 o 202 che vertendo su materia analoga a quella trattata dalle mozioni all'ordine del giorno verrà svolta congiuntamente. Il relativo testo è in distribuzione. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. È iscritta a parlare la deputata Immacolata Zurzolo che illustrerà anche la mozione numero 1160 di cui è confermataria. Ne ha facoltà, prego. Grazie presidente, onorevoli colleghi e colleghe. Un senso di inadeguatezza così forte da spingere dei giovani a decidere volontariamente di non uscire più dalla loro stanza. Potrebbe essere riassunto così il fenomeno dei cosiddetti Ikikomori. Un ritiro sociale indagato in modo particolare in Giappone, da qui il nome, ma che in realtà si sta espandendo a macchia d'olio anche in Italia, almeno stando ai dati che emergono dalle ricerche demoscopiche, seppur parziali, che indichiamo in premessa a questa nostra mozione. Una mozione con la quale intendiamo non solo accendere un riflettore su una rilevante questione sociale. Ma anche invitare ad attivare delle iniziative che consentano di definirne con maggior precisione l'entità e attivare delle risposte nel sistema della sanità pubblica, ma anche coinvolgendo energie nel mondo scolastico e in quello sempre decisivo del terzo settore. L'Associazione Italia anche estendendo quanto emerso dalla ricerca dell'Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa, svolta su impulso del gruppo Abele ed in collaborazione con l'Università della Strada, indica in 100.000 il numero di giovani che vivono questo radicale disagio esistenziale nella nostra nazione, esistenze spezzate e segnate potenzialità di un futuro inespresso e criticità per le famiglie che affrontano una situazione dai contorni poco noti e precisi, con un forte contraccolpo sulle dinamiche relazionali e sulla qualità di vita. Le istituzioni non possono, anche inserendola nella considerazione del quadro complessivamente critico della post-pandemia, ripeto, non possono ignorare questa piaga che colpisce le giovani generazioni. Una piaga che può allargarsi in questo tempo di emergenza educativa e di angosce sempre più diffuse rispetto alle possibilità di un protagonismo positivo per chi, adolescente o giovane, si affaccia sulla scena del mondo. I giovani italiani debbono essere messi nella condizione di essere generatori di futuro. Perché questo possa avvenire bisogna prestare attenzione a non abbandonare alcuno alla reclusione nelle proprie paure e impedire che esse diventino motore di un'esclusione da tutto e da tutti. Questo fenomeno, ci dicono gli esperti, viene amplificato dalla non conoscenza da parte di chi, riconoscendolo, potrebbe impedirne la radicalizzazione. Siamo di fronte allora, in primis, all'esigenza di una reale informazione che diffonde consapevolezza presso tutte le agenzie educative. Cogliere i segnali, financo quelli deboli, è indispensabile per ridurre i numeri. La mozione, che vede prima firmataria la collega Montaruli, esprime la preoccupazione del gruppo Fratelli d'Italia, ma ancora di più la volontà di innescare un processo di attenzione e buone prassi. In particolare si intende impegnare il governo su otto punti che indicano e sostanziano quell'approccio sistematico che richiamavamo. Entrando, ecco quelle che sono le attenzioni e azioni sulle quali chiediamo a tutti voi colleghi di impegnare il governo. Il primo punto è di attivare presso i ministeri competenti specifici progetti volti a prevenire e arginare il fenomeno del ritiro sociale tra le fasce più giovani della popolazione. Secondo, attivare presso il Ministero della Salute una commissione di esperti atta a formulare un questionario condiviso in grado di individuare i sintomi dell'isolamento sociale volontario. Nelle sue fasi più precoci e per l'identificazione dei soggetti coinvolti nel fenomeno comunemente chiamato i Terzo, promuovere periodicamente uno studio su scala nazionale che coinvolga tutte le fasce d'età della popolazione circa l'incidenza di tale fenomeno e le sue ripercussioni. Quarto promuovere campagne informative circa il fenomeno sopracitato, anche coinvolgendo l'Associazione Ichikomori Italia, con particolare attenzione alle scuole e alle università. Altro punto, attivare ogni utile iniziativa per un'adeguata formazione di insegnanti e operatori del settore, per una più corretta e puntuale individuazione di tale comportamento per poter prevenire e arginare l'abbandono scolastico e universitario. Sesto punto, adottare iniziative di competenza volte ad attivare presso le regioni protocolli volti al supporto dei soggetti coinvolti e il loro reinserimento nel percorso scolastico e lavorativo. Settimo punto, promuovere misure di supporto psicologico e specifico sia durante il percorso scolastico e formativo sia durante quello lavorativo, con particolare attenzione alle fasce economicamente più fragili della popolazione. Ultimo, potenziare il servizio psicologico presso strutture pubbliche introducendo misure di sostegno alle famiglie con persone affette da i anche valutando la possibilità di promuovere la formazione di comunità ad essi dedicati. Da quest'Aula deve partire un segnale di chiara attenzione alle giovani generazioni. Un impegno rispetto all'isolamento volontario degli adolescenti sicuramente lo è. Grazie. Grazie, è scritta a parlare la deputata Michela Di Biase, che illustrerà anche la sua mozione numero 1, 198. Ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghi. Eh, questa assemblea si trova oggi a fronteggiare un tema estremamente delicato, che è quello del disagio giovanile. Eh, tutti noi siamo alla ricerca di strumenti e interventi che possano eh, sviluppare una risposta strutturale e adeguata eh, proprio a questo fenomeno in quelle che sono le sue diverse eh, manifestazioni. Eh, lo abbiamo visto, il periodo pandemico eh, ha lasciato degli strascichi importanti e forse i ragazzi, le nuove generazioni sono quelle che maggiormente hanno dovuto fare i conti con quel periodo che tutti noi ricordiamo di grande reclusione, un periodo di reclusione dalla socialità, dagli affetti, con una conseguente difficoltà per i nostri ragazzi di vivere una socialità normale come era eh, dovuto, come è dovuto quando si ha, eh, ha quell'età. Uh, questo forzato ma doveroso momento che abbiamo vissuto dunque ha uh, lasciato degli strascichi importanti e molti studi oggi siamo qui, siamo qui a discutere una mozione che parla degli chicomori, che sono questi ragazzi che decidono in modo volontario a tutela di loro stessi e poi tornerò su quelli che sono i connotati del disagio, decidono di eh, auto isolarsi rispetto al contesto sociale eh, in cui vivono. Eh, beh, ecco eh, rispetto a questo mh, abbiamo assistito non soltanto al tema degli chicomori, eh, ma eh, abbiamo registrato un incremento spaventoso di tutte quelle, o di molte, di, che sono appunto le malattie legate al disagio neuropsichiatrico dei giovani, lo ricorderanno le colleghe deputate e colleghi deputati, lo ricorderà il governo. Qualche settimana fa c'è stato un grido d'allarme eh, lanciato dall'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, che come sapete è un ospedale che ha sede nel territorio della città di Roma, ma che. Uh, rispetto a quella che è l'utenza, raccoglie uh, molti ragazzi provenienti da tutto il centro e sud Italia. Uh, questo uh, studio ci dice che c'è un aumento serissimo nella misura quasi del 40% rispetto ad alcune uh, patologie neuropsichiatriche. Mi riferisco ad esempio ai ragazzi che praticano autolesionismo, abbiamo visto e registrato un aumento di quelle che sono le eh, patologie legati, legate ai disturbi alimentari su cui quest'Aula è stata già impegnata eh, qualche settimana fa su una discussione specifica eh, su questo tema, per non parlare poi dello sconcertante aumento dei suicidi proprio nei ragazzi già a partire dalla giovanissima età quindi anche questa è una cosa di cui dobbiamo dobbiamo tener conto eh, il fenomeno che oggi noi proviamo eh, ad approcciare attraverso questa mh, mozione è un fenomeno conosciuto abbastanza di recente nel nostro paese eh, Purtroppo già molto invece conosciuto in Giappone, eh, dove da più di vent'anni si ha consapevolezza di che cosa in realtà siano eh, questi ragazzi. Il, il significato del termine, lo ricordiamo per chi ci ascolta, è quello proprio di kikomori: significa stare in disparte. Eh, se si eh, analizzano, i dati sono a volte noiosi, ma ci aiutano a comprendere. Eh, e poi dunque eh, a fornire anche immagino delle possibili soluzioni di gestione del fenomeno su cui poi naturalmente verrò, eh, i numeri dicevo ci vengono eh, enunciati dal Centro Nazionale di Ricerche di Pisa eh, che appunto ha fatto questa, questa indagine eh, su un campione di eh, 12.000 studenti studenti tra i 15 e eh, i 19 anni e eh, questo studio ci dice che sarebbero all'incirca l'1,7% eh, eh, diciamo, del totale gli, stud gli studenti eh, italiani che eh, soffrono di questo disturbo, parliamo di 50.000 ragazzi. A questi andrebbe aggiunto un ulteriore diciamo un'ulteriore fetta, una consistente fetta eh, che corrisponde all'incirca 67.000 giovani che potrebbero diventare o che la cui, appunto, il cui disagio potrebbe poi sfociare in questa, eh, in questa patologia. Eh, secondo quella che è l'associazione Chico Mori Italia, Uh, addirittura uh, um, i dati sarebbero ancora maggiori e quindi si uh, potrebbe registrare, uh, secondo loro il, i, i ragazzi presenti sul territorio nazionale oscillano tra 100 e 200 mila uh, uh, individui, perché chiaramente questo è un fenomeno che eh, parte in età scolare, ma che ha degli strascichi anche diciamo eh, fuori e al di là diciamo, dell'età stabilita per eh, fissata, insomma, diciamo a 19 anni. Quali sono eh, i, diciamo, le prerogative e quali diciamo, i sintomi di questi ragazzi? L'ansia pare essere uno eh, dei, ehm, dei sintomi maggiori e questa assoluta eh, diciamo, difficoltà appunto a interfacciarsi con i propri amici, con, ehm, con i coetanei. Eh, mi preme diciamo, ricordare come questo fenomeno Ehm, sia diverso a seconda eh, ehm, insomma se ci occupiamo delle ragazze o dei ragazzi. I ragazzi sono, infatti i ragazzi Chicomori eh, sono ehm, ehm, concentrati diciamo, e, e utilizzano il loro tempo eh, maggiormente sui videogiochi, invece le ragazze riferiscono di passare la eh, maggior parte del loro tempo eh, a dormire. Eh, è chiaro che eh, finora questo disturbo è stato descritto e forse è qui che tutti noi siamo chiamati, che questo governo, questo Parlamento è chiamato a fare uno scatto anche. Eh, rispetto a un cambio di passo, rispetto a questo disturbo, perché a oggi il fenomeno degli ichikomori è stato esclusivamente gestito come un fenomeno correlato ad altre patologie, ehm, quindi eh, ad altri disturbi psichiatrici, come ad esempio la schizofrenia, la depressione e l'ansia sociale. Ecco, eh, oggi eh, sappiamo che eh, questo disturbo eh, em, diciamo andrebbe diagnosticato in modo diverso perché non è detto che un ragazzo appunto ikikomoro soffra di questi disturbi che ho appena citato e forse il primo passo per risolvere e affrontare questo disturbo naturalmente è quello, è quello di eh, conoscerlo. Eh, con questa mozione il partito eh, democratico intende eh, portare alla luce quello che è il fenomeno e la complessità del fenomeno degli icicomori e di impegnare il governo rispetto a quella che è una strategia complessiva di riconoscimento del disturbo ma anche di contrasto del disturbo. Io lo devo dire, eh, una delle cause... Eh, più frequenti, l'ho avuto modo di dirlo prima, è quello dell'ansia. Eh, moltissimi di questi ragazzi soffrono di disturbi d'ansia legati anche alle performance scolastiche, al rendimento scolastico. Io lo voglio dire in questa sede, io reputo che sia stato un errore, che è un errore il fatto che questo governo continui a voler descrivere la scuola come la scuola del merito, perché questo eh, voler sottolineare eh, come eh, i ragazzi debbano necessariamente primeggiare all'interno della scuola dell'obbligo è un qualcosa che non aiuta i nostri ragazzi. Io ricordo che le proteste degli studenti che ci sono state Proprio eh, diciamo nei mesi scorsi eh, erano proteste che chiedevano di imparare eh, e non a gareggiare. Quindi a mio avviso anche su questo noi dovremmo avere un'inversione di rotta rispetto a quello che dobbiamo chiedere ai nostri, ai nostri eh, studenti. Ecco, io penso che eh, diciamo, ehm, su questo davvero è necessario fare una, una riflessione. Eh, più attenta rispetto a quello che è il metodo educativo che noi vogliamo, eh, vogliamo sostenere. Vogliamo davvero eh, trasmettere ai nostri giovani che l'idea che più si è forti, più si è eh, più. Se si arriva prima si è migliori degli altri. Ecco, questa è una valutazione che io mi sento di fare eh, in, in quest'Aula. I ragazzi, purtroppo, oggi hanno assorbito eh, questa cultura, che è una cultura chiaramente che, eh, che viene da lontano, ma su cui invece penso che noi dobbiamo eh, dare, eh, dare una mano a invertire la rotta e dobbiamo farlo con eh, atti concreti, accanto a quella che è. La questione naturalmente del, eh, del benessere, come dicevo prima, c'è il tema di riconoscimento del disturbo e noi come Partito Democratico eh, chiediamo al governo di sostenere con forza ed urgenza l'iter legislativo per... L'istituzione della figura dello psicologo delle cure primarie. Eh, lo abbiamo detto tante volte la scorsa legislatura e io voglio ricordarlo anche in questa sede. Fu grazie all'intervento dell'allora deputato Filippo Senzi, oggi senatore di questa Repubblica, se noi eh, siamo riusciti a dare in quel momento storico una risposta concreta alla necessità di tante donne, di tanti uomini e di tanti ragazzi. Oggi diverse sono le proposte di legge depositate in questo senso. Io penso che il Parlamento debba necessariamente fare uno sforzo comune perché non è più procrastinabile l'istituzione di questa figura, di una figura che appunto... Eh, riesca sin dalle prime eh, battute, sin dai primi segni di disagio che lavori di concerto con quello che è il medico di base o col pediatra di libera scelta e che riesca sin da subito ad individuare quelli che sono dei campanelli d'allarme e che quindi riesca in modo soddisfacente a sostenere eh, le famiglie che spesso davvero vivono eh, con grande solitudine, con grande eh, spavento eh, questi, comportamenti, questi comportamenti dei figli. Un ruolo fondamentale come sempre eh, lo giocherà la scuola e noi siamo convinti che anche eh, qui è necessario eh, form creare protocolli d'intesa tra il eh, Ministero dell'Istruzione dell eh, e del Merito. Speriamo insomma, che su questo ci sia un ravvedimento, un ravvedimento come ho detto prima, però ecco, eh, con l'università e con il Ministero della Sanità, perché le scuole naturalmente sono tra le prime che potranno investigare e riconoscere questo problema. E poi, naturalmente, eh, noi reputiamo, visto che insomma, questa è una mozione e parliamo del disagio dei giovani, io penso che sia necessario in quest'Aula arrivare eh, a un voto che sia un voto condiviso perché reputo che i problemi legati al disagio giovanile non possano essere dei eh, diciamo delle battaglie di uno o dell'altro, ma penso davvero che questo Parlamento debba fare lo sforzo di trovare una sintesi per realmente sostenere e aiutare questi ragazzi che vivono il dramma della solitudine. Grazie. È iscritta a parlare la deputata Susanna Kerchi, che illustrerà anche la mozione numero 1200 di cui è cofirmataria. Ne ha facoltà, prego. Grazie presidente. Onorevoli colleghi, onorevole colleghe. Il 16 marzo 2022 l'Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato un rapporto, Istisan 22-5, Dipendenze da Internet, con lo scopo di fornire una panoramica sulle principali problematiche legate all'uso di Internet e come contributo per la creazione di definizioni condivise e studi confrontabili. Una parte del predetto rapporto è dedicata alla pre presentazione del fenomeno emergente del ritiro sociale Ichikomori, e delle sue implicazioni con la Dipendenza da Internet. Secondo quanto emerge da questo studio? Dagli anni 70 del secolo scorso in poi, in Giappone è emersa una peculiare forma di ritiro sociale, chiamata ikikomori. È una parola nipponica che deriva dal verbo iki, che significa tornare indietro, e komoru, che significa entrare. Il disturbo del ritiro sociale colpisce principalmente quegli adolescenti o giovani adulti che vivono a casa dei genitori, ma isolati dal mondo. Questi giovani rimangono chiusi nelle loro camere da letto per giorni, mesi o addirittura anni. E rifiutano la comunicazione con l'esterno e addirittura anche con la loro famiglia. Usano internet in maniera compulsiva e si attivano solo per affrontare i loro bisogni primari, fisici primari. Molti giovani che presentano so eh, sintomi di ritiro sociale trascorrono più di 12, 12 ore al giorno davanti al computer. Sono soggetti al rischio di assofazione da internet e fra essi circa il 10% risponde ai criteri diagnostici per lo sviluppo di una dipendenza. Per aggirare la confusione semantica che circonda la, de la definizione di kikomori è stato recentemente proposto un nuovo criterio diagnostico internazionale secondo il quale i kikomori è una forma di ritiro sociale patologico o di stacco sociale la cui caratteristica essenziale è l'isolamento fisico nella propria casa. La persona con tale patologia deve soddisfare i seguenti criteri marcato isolamento sociale nella propria abitazione isolamento sociale continuo per almeno sei mesi significativa compromissione funzionale o disagio associato all'isolamento sociale. Gli individui con una durata di ritiro sociale di almeno tre mesi dovrebbero essere identificati come pre-ikikomori. Inoltre è possibile classificare l'ikikomori come lieve se l'individuo lascia la stanza due o tre giorni a settimana, moderato se la lascia un giorno a settimana è meno o, o, o meno, grave se, se i tempi rispecchiano quanto eh, descritto, cioè tre mesi, sei mesi, eccetera, eccetera. Gli individui che escono a casa frequentemente ovviamente per definizione non soddisfano questi criteri. L'età di comparsa di questa problematica è solitamente nel corso dell'adolescenza, è la prima, la prima età adulta. Tuttavia non è raro che avvenga anche dopo 30 anni, con diagnosi che si estendono anche a casalinghe ed anziani. Il ritiro sociale è un fenomeno multidimensionale ed è causato da molti fattori, quali esperienze traumatiche, precoci, personalità un po' introversa, relazioni con i genitori, basso rendimento scolastico e da contesti socioculturali, tra cui il progresso tecnologico, i cambiamenti del modo di comunicare tra persone dovuti all'avvento di Internet e dall'ultimo anche l'esperienza drammatica della pandemia covid e il conseguente isolamento forzoso. Può aver aggravato questo fenomeno. L'avvento di Internet, con le conseguenti modifiche. Al modo in cui le persone interagiscono all'interno della società possono anche essere fattori importanti che contribuiscono al ritiro sociale, il quale, diventando patologico, può creare dipendenze da Internet. Così come l'uso di Internet può causare il ritiro sociale. Nel rapporto ISIS si evince che tale isolamento sarebbe più frequente nei maschi e si verifica soprattutto durante la pubertà e l'adolescenza. I fattori di rischio più noti sono la presenza di un disturbo psichiatrico. Disturbo dello sviluppo, disturbo comportamentale come l'abuso di Internet e del gioco, oppure legata alla dipendenza da sostanze e contesti psicosociali poveri. L'Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale della Ricerca di Pisa ha condotto il primo studio nazionale volto a fornire una stima quantitativa dell'isolamento volontario nella popolazione adolescente del nostro Paese. Da questo studio cosa emerge? Che il 2,1% del campione attribuisce a se stesso. La definizione di e proiettando il dato sulla popolazione studentesca, 15-19 anni, a livello nazionale si può quindi stimare che circa 54.000 studenti italiani di scuola superiore si identificano, si identificano in una situazione di ritiro sociale. Il 18,7% degli intervistati ha affermato di non essere uscito per un tempo significativo, escludendo i periodi di lockdown. Quindi. E di questi l'8,2% non è uscito per un tempo da 1 a 6 mesi e oltre. In quest'area si collocano sia le situazioni più gravi, oltre 6 mesi di chiusura in casa, anzi in camera, non in casa, in camera senza uscire proprio dalla camera, sia eh, quelle a maggiore rischio dei pre-ichomori, da tre a sei mesi. Le proiezioni parlano di circa l'1,7% degli, degli studenti totali, 44.000 ragazze a livello nazionale, che si possono definire i chicomori, mentre il 2,6%, 67.000, sarebbero a grave rischio di diventarlo. Secondo il predetto studio l'età che si rivela maggiormente a rischio per la scelta di ritiro è quella che va dai 15 ai 17 anni. Il 7 giugno 2022 la Regione Emilia Romagna ha presentato le linee di indirizzo sul ritiro sociale, prevenzione, rilevazione precoce e attivazione di interventi di primo e secondo livello. Nel documento analizzano il contesto, definiscono il fenomeno e danno una descrizione delle prime manifestazioni con riferimento all'uso di internet e di videogiochi, mettendo l'accento sul fatto che la prevenzione e la rilevazione precoce siano gli unici modi per arginare il fenomeno. Tra le normative si fa esplicito di riferimento al tema del ritiro sociale volontario. Per questo motivo è importante la creazione in ambito scolastico di uno spazio d'ascolto, la rilevazione periodica da parte della scuola con verifica del Consiglio di classe per quanto riguarda i possibili situazioni potenzialmente riconducibili a ritiri. Casi di studenti o studentesse che abbiano effettuato periodi consecutivi di assenza scolastica, che abbiano una quantità di assenze frammentarie e intermittenti, che abbiano allontanamenti in assenza di giustificati motivi, ovviamente di tipo sanitario, corregate a gravi malattie, questo è ovvio. Per evidenziare la patologia, bisogna coinvolgere attori esterni alla scuola e al nucleo familiare, quindi sarebbe necessaria una visita medica iniziale. Per verificare se siano presenti malattie psichiatriche, interventi psicologici e psicosociali, servizi di ascolto e di supporto, psicoterapia individuale o di gruppo, anche terapia comportamentale e familiare. Spesso è difficile individuare ragazzi con questa professione al fenomeno, i chicomori, perché i genitori. Non ricercano l'aiuto del medico, rendendo quindi difficile anche il, il censimento delle persone in, que in questa condizione e ritardano quindi l'inizio delle cure. Questo ritiro sociale deriva spesso da un cortocircuito della comunic tra società, comunicazione tra società, famiglia, scuola e individuo. E le azioni di prevenzione dovrebbero riguardare non solo la persona malata, ma anche i contesti di vita in cui questa persona è inserita. In considerazione dell'espansione del fenomeno, è importante... Ampliare la conoscenza sia in ambito clinico, sia di ricerca, al fine di favorire la comunicazione tra professionisti di, di discipline diverse, psichiatri, psicologi, antropologi, sociologi, e la trasmissione delle corrette informazioni a genitori e insegnanti, che è importantissimo. Per tutti questi motivi, si chiede al Governo di impegnarsi affinché si approntino gli strumenti opportuni, soprattutto finanziari per promuovere la ricerca e la conoscenza epidemiologica del fenomeno del ritiro sociale in Italia e per rafforzare le evidenze sanitarie e le conoscenze in ambito clinico, favorendo la comunicazione tra professionisti di discipline diverse, come dicevo prima, psichiatri, psichiatri psicologi, antropologi, sociologi e ep ep epidemiologi, ep epidemiologi e la trasmissione delle corrette informazioni con i genitori e con la scuola, altrimenti è inutile fare tutte queste cose se i genitori e la scuola non sanno niente. Si sollecitino tutti gli istituti scolastici e universitari a creare almeno una volta al mese un momento di ascolto e di dibattito sul problema per monitorare il fenomeno. Anche questo, se non abbiamo dei, 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 diciamo, dei, dei um, momenti di ascolto, di, um, non, non si può capire a che punto sia il fenomeno anche nelle scuole. Si istituisca la figura professionale dello psicologo scolastico universitario, quale figura di riferimento per il sostegno degli alun agli alunni e agli studenti, alle famiglie e al personale scolastico universitario e promuovere il benessere psicofisico. Si rende obbligatoria una rile rilevazione periodica da parte della scuola le situazioni potenzialmente, potenzialmente riconducibili a ritiri. I casi di studenti o studentesse che abbiano appunto effettuato, come dicevo prima, periodi consecutivi di assenza scolastica, che abbiano una quantità di assenze frammentarie e intermittenti, che abbiano allontanamenti in assenza però di giustificati motivi di tipo sanitario, collegati a gravi malattie o assenze in, pres in presenza di pregresse segnalazioni di difficoltà relazionali. Si garantiscano le necessarie risorse e i percorsi istitutivi idonei per la realizzazione dei progetti individualizzati domiciliari o di piccolo gruppo volti al reinserimento sociale scolastico, adottando inoltre misure per l'istituzione di equip territoriali formate sul tema del ritiro sociale, attivabili al bisogno, fondamentale anche questo. Infine sarebbe utile attivare una campagna informativa importantissimo, efficace sulla patologia del ritiro sociale affinché la collettività intera sia consapevole del problema che ancora non c'è questa consapevolezza, coinvolgendo le istituzioni scolastiche e le strutture del Servizio Sanitario Nazionale e le associazioni impegnate sul fenomeno. Grazie. Grazie. È iscritta a parlare ora la deputata Gruppioni, ne ha facoltà. Prego. Grazie presidente, onorevoli colleghi, membro del governo. Il fenomeno degli per usare il termine giapponese della fine degli anni 70 del secolo scorso, è complesso ancora allo studio per determinarne con certezza cause, conseguenze e misure efficaci per affrontare il problema. Quello che certamente non possiamo fare è fingere che il fenomeno non esista come problema. È evidente che, soprattutto dalla pandemia di Covid-19 e più precisamente dalla sua conclusione, assistiamo a un numero sempre più crescente di giovani e adolescenti, soprattutto tra i 12 e i 18 anni, che prendono la decisione di autorinchiudersi nella propria abitazione in isolamento volontario, avendo nei computer l'unica fonte di contatto con il mondo esterno. Si tratta di un fenomeno che può essere passeggero, che può durare pochi mesi, ma a volte anche svariati anni o addirittura lustri, senza che intervenga alcun contatto con il mondo esterno o addirittura con i propri parenti o con i propri genitori. In Italia abbiamo oltre 100.000 casi conclamati e la consapevolezza che i numeri reali siano molto più ampi e che vi sia una gran parte di questi che si rifiutino di ammettere di essere oggetto di questa vera e propria patologia è un problema. In primo luogo dobbiamo riconoscere che l'evoluzione della nostra società verso una sempre maggiore e non sempre sana competitività possa essere causa insieme al bullismo, al cyberbullismo, all'ansia della prestazione e alla reale mancanza di capacità di relazionarsi nella società con rapporti stabili e sani di atteggiamenti che spingono il giovane, l'adolescente, ancora debole e non completamente determinato nella sua coscienza sociale, ad isolarsi e rifugiarsi in modo parallelo, nei suoi giochi, nella rete, in un mondo virtuale che sia meno esigente e che, anche se solo apparentemente, a lui può sembrare più vicino e più rassicurante. Questi atteggiamenti però non possiamo considerarli un vezzo. Dobbiamo avere il coraggio di affrontarli come una reale patologia. Perché in questo modo, oltre a portare avanti il progetto irrinunciabile di non lasciare nessuno indietro, di aiutare chi si ferma, chi non ce la fa da solo ad andare avanti, avremo anche il merito di affrontare e speriamo correggere, avendone piena consapevolezza, qualcuno dei mali che la nostra società così evoluta, così velocemente preda del progresso, inevitabilmente manifesta. Allora sarà intanto importante studiare meglio e approfondire le cause di quello che non possiamo non definire un vero e proprio disagio sociale. Abbiamo il compito di attrezzare le istituzioni, a partire da quelle scolastiche e sanitarie, perché siano pronte ad affrontare famiglie che sono colte impreparate a gestire un problema che oggi affligge i propri figli, ma che era sconosciuto ai tempi della loro adolescenza. Il mondo è cambiato. È cambiato e cambia sempre più velocemente. Non sempre non tutti sono in grado di seguirlo e di cavalcarne in cambiamento, il quale, senza voler negare il progresso, non sempre evolve al meglio. È quindi importante che la politica non nasconda la testa sotto la sabbia, non ignori il problema, ma ne promuova lo studio e la ricerca di soluzioni. Bisogna attivare progetti specifici per prevenire il fenomeno affrontando il disagio crescente tra le fasce più giovani della popolazione. Bisogna promuovere studi nazionali, campagne informative, coinvolgendo associazioni, scuole, università, approntando gli strumenti più opportuni, anche finanziari, per promuovere la ricerca e la conoscenza epidemiologica del fenomeno, per rafforzare le evidenze sanitarie e le conoscenze cliniche. Dobbiamo formare i nostri docenti, gli operatori delle istituzioni scolastiche e le famiglie. Rafforzando le azioni di prevenzione come le promozioni del benessere nella scuola, creando un ambiente positivo che sostenga e miri allo sviluppo delle abilità sociali. Sarà necessario, forse anche a prescindere dal fenomeno degli chicomori, rafforzare la comunicazione tra famiglia e scuola, promuovendo la collaborazione e il reciproco riconoscimento nell'ottica di creare una rinnovata alleanza che educhi i ragazzi essere socialmente competenti, ossia in possesso di quelle capacità di ragionamento, linguaggio ed emotive necessarie per instaurare relazioni positive con gli altri e con l'ambiente circostante. È indispensabile lavorare per coinvolgere i giovani in competizioni e socialità positive magari attraverso lo sport, lo scautismo, l'oratorio perfino, ricreare la positiva interazione tra soggetti diversi, che avvicinano questi giovani alla socialità, allo sport, alle esperienze di vita reali e non virtuali. Perché ricordiamolo, come la nostra, la loro vita è all'interno della società, dobbiamo risolvere il loro problema a livello psicologico e sociale, ma nulla vieta che insieme si renda migliore, più vivibile più piena di valori positivi, la nostra società e quindi anche la nostra vita. Grazie. Grazie. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Chiedo se il Governo intende intervenire o chiede di farlo successivamente. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta. Passiamo agli interventi di fine seduta. Ha chiesto di intervenire il deputa, la deputata Manzi Irene. Ne ha facoltà. Prego. La ringrazio, signor Presidente. Prendo la parola in quest'aula per ricordare eh, Concetta Marruoco, eh, l'ultima vittima di un femminicidio nel, nel nostro Paese. Concetta aveva 53 anni, era un'infermiera e viveva a Cerretodesi, nelle Marche e purtroppo appunto è l'ultima ennesima vittima uccisa nella notte tra il 13 e il 14 ottobre dal proprio marito, da cui tra l'altro si stava separando e che era sotto processo e sottoposto alla misura del braccialetto elettronico dopo soprusi e violenze ripetuti negli anni nei confronti di Concetta e nei confronti dei propri figli. Ebbene, a quelle violenze nei mesi scorsi Concetta Marruoco si era ribellata e aveva denunciato soprattutto, aveva intrapreso un percorso importante significativo seguita dai centri antiviolenza locali e riusciva finalmente a cambiare la prospettiva della, della, propria, della propria vita. Purtroppo questo però non è potuto avvenire fino in fondo e la magistratura dovrà accertare tra l'altro perché l'autore di questo reato si sia potuto avvicinare, si sia potuto entrare in casa e commettere un atto così violento. Le colleghe del Partito Democratico, della Commissione Femminicidi hanno richiesto, tra l'altro, che questo fatto sia eh, approfondito, come ritengo giusto, e sarà la magistratura, ovviamente, a seguire le inchieste. Questo è un momento di lutto, di dolore e di vicinanza ai figli della vittima, a cominciare dalla figlia minorenne che era presente. In in casa al momento del, del delitto e quello che però voglio ricordare in quest'Aula è che è molto importante che quanto avvenuto non sia derubricato come spesso si tende a fare ad un raptus non solo per i precedenti ovviamente del marito di Concetta Marruoco ma soprattutto perché Quell'atto, le coltellate numerose che le sono state inferte, è la testimonianza di una cultura, di una cultura del possesso nei confronti della propria famiglia, nei confronti della propria figlia, perché la violenza era accusato di violenza anche nei confronti della propria figlia. Eh, Concetta negli ultimi tempi hanno raccontato le operatrici del centro antiviolenza di Fabriano Artemisia, da cui era seguita, voleva impegnarsi in percorsi di aiuto a donne vittime di violenza all'interno della stessa associazione. Penso che fosse un atto molto importante un atto che ci impone però di avviare una strategia complessiva che sia preventiva, che sia repressiva ma che soprattutto parta da un forte atto di consapevolezza e di educazione contro quella cultura del patriarcato che vede nella libertà delle donne una minaccia costante e continua. È necessario un impegno educativo e culturale dei rapporti e, dell e delle relazioni distorte che ci sono ancora tra uomini e donne, che educhi all'amore e ai sentimenti, all'affettività di cui abbiamo spesso parlato in quest'Aula. Penso che forte lo dobbiamo sentire anche nei prossimi provvedimenti che arriveranno in quest'Aula. Dobbiamo farlo insieme, proprio perché lo dobbiamo a concetta, lo dobbiamo alle vittime che ci sono state, ma lo dobbiamo soprattutto al futuro delle generazioni più giovani, perché niente di tutto questo si verifichi ancora in futuro. E in questo momento, da questa sede, quello che mi sento di esprimere è la vicinanza nostra. Ai figli, alla famiglia di Concetta Marruoco, soprattutto un atto forte e significativo di sensibilizzazione e attenzione per quanto è avvenuto e per tutti gli episodi di violenza e di femminicidio che si sono registrati in questo e negli anni passati. Grazie. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di martedì 17 ottobre 2023, ore 11, svolgimento di interpellanza e interrogazioni ore 15, informativa urgente del Governo in ordine all'eccezionale incremento del fenomeno migratorio, con particolare riguardo alla situazione presso l'isola di Lampedusa. ore 16.30, a seguito della discussione della proposta di inchiesta parlamentare recante, istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave Moby Prince seguito della discussione delle mozioni concernenti iniziative a salvaguardia del sistema sanitario nazionale. Esame delle questioni pregiudiziali riferite al disegno di legge recante e disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'Interno. Seguito della discussione della proposta di legge recante e disposizioni per l'istituzione del salario minimo. Seguito della discussione del disegno di legge recante l'istituzione del Museo della Shoah in Roma. Seguito della discussione delle mozioni concernenti iniziative volte a prevenire e contrastare il cosiddetto fenomeno Ikikomori, relativo all'isolamento sociale volontario, con particolare riguardo alle fasce più giovani della popolazione. La seduta è tolta.